Sport Life in collaborazione con Alessio Melino, Cora Saniti Gomme, Dolciaria Monardo, 2D Autoricambi, Physio Life, Madre Perla Resort, Phoenix, Punto Sicurezza Principe. Regni, auguri e buone feste con l'Emanuele, il Dio con noi. Buone feste. Buone feste. Buonasera gentili spettatori, un saluto a tutti voi e naturalmente non potevamo aprire che con gli auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo. Lunedì 17 di dicembre, tra una settimana sarà Natale, per cui vi dico sin d'ora che questa è l'ultima puntata di questo anno calcistico 2018-2019, ultima puntata che ci proietterà poi verso la finale di Coppa Italia Dilettanti sabato prossimo in quel dell'Opresti di Palmi tra il Corigliano e il San Luca, e verso le ultime partite ancora dei gironi minori di categorie, mentre invece Promozione e Eccellenza, come sicuramente saprete, hanno già chiuso ieri, per cui ci rivedremo con i campionati maggiori anche il 6 di gennaio. Dicevo, dodicesima puntata di Sport Life, sembra ieri che abbiamo iniziato, i primi di ottobre invece siamo già al giro di boa. Stasera una puntata, lasciatemi dire, veramente veramente particolare, perché non capita spesso di avere in trasmissione un allenatore, raramente capita due, quasi mai capita di avere tre allenatori in trasmissione. Stasera lasciatemi dire che noi abbiamo tre allenatori che meritano la A maiuscola, il tutto naturalmente lo dico senza problemi di equivoci, grazie a Massimo Scerbo che è stato il trade union appunto con le rispettive società, e insieme a loro andremo a vedere quello che è successo nei rispettivi campionati nei quali militano appunto le loro squadre. Non mi dilungo oltre, io vi dico come al solito i modi che avete per poter interagire con noi. Ecco subito la regia che mi viene incontro. Se avete problemi di ricezione con il segnale, www.teleionio.com, cliccate diretta, ci trovate anche su Facebook, sulle pagine di Sport Life e di Teleionio, oppure se eventualmente volete, naturalmente come fate sempre, sul 73 del digitale terrestre, 349-560-5196 per mandare messaggi, fare domande, fare saluti e anche degli auguri di Buon Natale e di Felice 2019 a tutti quanti, soprattutto ai nostri ospiti. Io sono qui pronto a recepire i vostri messaggi e li farò naturalmente nostri e li girerò ai nostri graditi ospiti. Non mi dilungo oltre, passo subito a presentare colui che ormai da due anni mi aiuta in questa
puntata di Sport Life. Buonasera Massimo Acerbo. Buonasera Gregorio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Senti, abbiamo detto che sono chiusi dunque i gironi di andata del campionato di eccellenza e di promozione. C'è stata qualche sorpresa? Poche, pochissime sorprese. Forse l'unica grande sorpresa è stata, diciamo, questa sconfitta casalinga della Morrone. Forse vedremo anche le immagini, veramente un tiro a bersaglio, però la Vigor con i nuovi innesti del mercato di riparazione è tutt'altra squadra, e con mister Morelli alla guida diventa veramente una mina vagante per il girone di ritorno. Invece, per il resto, credo normale amministrazione dei turni, diciamo, di transizione, però la vera attesa è quella per la finale, con il Corigliano che obiettivamente deve sedersi su un tavolo imbandito per mangiare, secondo me. Addio. Quindi sarà dura, però credo che obiettivamente è molto favorito, anche se c'è già stata questa polemica per la sede, sede di Palmi. Ne parleremo naturalmente più tardi, anche perché sinceramente 40 km da San Luca, 200 e passa da Corigliano, credo che la sede sia un po' astrusa, ecco, diciamo così. Abbiamo saputo che queste erano le disponibilità dei campi, perché comunque a Catanzaro non poteva farsi perché gioca proprio l'OS Catanzaro. Poi altri campi, sulla Mezza ci sono delle problematiche di impiantistica, quindi la Palmese, il campo di Lopresti era libero e quindi hanno scelto Palmi. Ne parleremo tra poco. Buonasera mister Perrone! Buonasera a voi. Senti mister, diciamo la verità, forse stasera potevate venire in trasmissione un po' più sorridente. Questa battuta d'arresto forse non preventivabile alla vigilia. No, non è che non era preventivabile, era che forse c'è stato un po' di appagamento da parte nostra, perché noi, dopo questa striscia di risultati positivi, forse i ragazzi, per quanto ho provato a spronarli, in realtà loro magari nell'inconscio erano, dice tanto, una partita contro l'ultimo in classifica, alla fine, quindi forse mentalmente anche io non sono riuscito a dargli quel quid in più per poter forse è successo uscire. La cosa che è successo nel recupero con il Roggiano. No, ma lì è stata un'altra partita. Cioè, lì vincevate 2-0, quello sospeso al recupero invece praticamente... No, lì abbiamo fatto una grande partita la prima volta. Poi, quando incontri queste squadre, ahimè, adesso il Roggiano non è più la squadra che tutti abbiamo apprezzato in queste giornate, però quando poi la incontri di nuovo è naturale che poi i valori tecnici escono fuori, quindi lì abbiamo potuto ben poco durante la settimana. Ecco, quindi... Ne parleremo tra un po', anche perché daremo ampio spazio al campionato di promozione Girone A. Buonasera mister Maiolo. Buonasera e grazie per l'invito. No, grazie a te, perché la prima volta purtroppo per motivi di impegno non sei potuto essere con noi, stasera ti ringrazio di cuore di essere con noi. Ho scelto la giornata giusta. Tu sei più... lasciamo perdere. Lo diciamo agli spettatori da casa, a Chiaravalle è arrivato l'inverno e lo diciamo veramente. Mister, invece il tuo sorriso è di quello a 32 denti, mi sembra ovvio. Sì, sì. Per questo dicevo, ho scelto la giornata giusta. Ah, io pensavo per le intemperie del tempo. No, dico. No. I ragazzi mi hanno fatto un bel regalo di compleanno. Questo quindi. Big match com'è stato con San Severino? È stato un big match giocato alla pari con una squadra forte, partita maschia, dura. Poi nel secondo tempo abbiamo dato qualcosina in più per vincere la partita, che per noi è importantissimo, 3 punti. Abbiamo dato un segnale importante a tutti. Tanto mi sembra che domenica ci sia un'altra bella partita, soprattutto per te c'è una bella partita. Sì, è la nostra bestia nera, almeno dicono, la Rocca Bernarda. Tra l'altro è la squadra che ci ha eliminato dalla Coppa, quindi è stata la nostra prima sconfitta stagionale. C'è un allenatore ex di turno, sì. Tanti ex, e in più è un derby. Nel Crotonese abbiamo tanti derby e questo è uno di quelli che... Uno di quelli più sentiti. Più sentiti. E parleremo anche qui tra un po'. Buonasera mister Pino Alessandro. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Senti, tu naturalmente non puoi esimerti come lui da fare un bel sorriso, perché ti sei tolto questa soddisfazione di vincere il derby con il Fronti e ormai questa striscia positiva continua, ormai vi siete proiettati anche voi verso il vertice della classifica, anche se il vostro girone è quello con il punto interrogativo più grande, diciamo la verità. Sì, intanto ieri partita sicuramente non facile per tanti motivi, perché intanto... il Fronti veniva, diciamo, da un periodo un po' particolare, aveva fatto buon acquisto adesso in fase di mercato di riparazione, per cui motivazioni sicuramente importanti. Partita anche la nostra particolarmente maschia, dura, un campo sicuramente pesante, però alla fine abbiamo preso 3 punti con una prestazione di carattere e di cuore che in questo momento era per noi sicuramente molto molto importante. Campionato, come stavi dicendo tu, campionato molto, molto particolare, tante squadre che mirano alla vittoria del campionato, per cui
Tante si sono rinforzate, ma sono tante si sono rinforzate parecchio, direi parecchio, in maniera molto, molto eclatante. Ma anche loro. Sì, sì, abbiamo visto qualcosa, ne parliamo anche perché abbiamo anche le immagini dei gol con il fronte, quindi tra l'altro quello sul calcio d'angolo al 92esimo, quindi sì, proprio in pieno recupero, insomma, chiusura col botto per quel che riguarda questa ultima partita in trasferta con il fronte. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio con i nostri ospiti, a questo punto iniziamo la vera e propria puntata, quest'ultima del 2018, andando a vedere il servizio sull'Eccellenza Calabrese. Vai, regia. Si chiude il girone d'andata dell'Eccellenza Calabrese. Girone che ha detto un po' quello che tutti avevano previsto, ovvero che il Corigliano sarebbe stato la lepre, mentre tutte le altre avrebbero avuto il ruolo di inseguitrici, anche se fino a 10 giorni fa le cose non erano poi così chiare. Tornando alla domenica di campionato, mentre stiamo vedendo le azioni salienti dell'anticipo Olympic Bocale, gara vinta dai padroni di casa per 2-0, grazie a un gol per tempo, reti realizzate al quinto da Buongiorno, che ha raccolto in aria uno spiovente, insaccando la rete del vantaggio, per poi chiudere definitivamente la gara al sesto della ripresa, con questa pregevole azione di Tramontana, che dopo aver saltato il diretto avversario trafigge Caputo. Per il resto, il Corigliano non ha problemi a battere il Gallico Catona e in una settimana scavalca la Reggio Med, che perde il derby con la Bovalinese, e adesso è a 5 punti dalla vetta. Risale come detto l'Olympic, così come risalgono il Cotronei, vincente di misura sul Cutro, e la Paolana, che batte 2-0 l'Isola Caporizzuto. Trebisacce e Scalea pareggiano 2-2 per gli ospiti doppietta di Angotti e restano appaiate in classifica. Ottima la vittoria del Sersale sull'Acri, così come è oro colato la vittoria del Soriano sul Siderno per 2-0. Vediamo proprio il meglio di questa gara. Al comunale di Soriano arriva un Siderno versione baby con 3-2000 in campo e in panchina 5-2001 e 1-2002, mentre i padroni di casa sono al completo. Mister Saladino ripropone il 4-2-4 che lo ha visto vincere con il Cutro e lascia in panchina Greco e Laria. Pronti, partenza via e già dopo 30 secondi Curcio si invola sulla sinistra, palla in mezzo per Giugioloni, ma l'attaccante colpisce debolmente. Al settimo, risposta ospite. Figliomeni allarga sulla sinistra per Carabetta, il quale stoppa di petto per la corrente Rumbo, che però calcia alto. Un minuto dopo, azione dei padroni di casa, ma la conclusione è out. Al 15esimo, altra occasione per il Soriano. Cross dalla destra di Nicolovici per Giugioloni. Il numero 8 ha tutto il tempo di prendere la mira, ma la conclusione lambisce il palo. È però il preludio del gol, rete che arriva un minuto dopo. Azione in verticale tutta di prima. Gallo si invola centralmente e batte Cibulco in uscita. 2 minuti dopo, ecco la risposta ospite. È ancora il capitano Rumbo a involarsi tutto solo, ma la sua conclusione non è delle migliori. Così come fa anche Curcio, che ben servito da Gallo, un minuto dopo, da ottima posizione, manda clamorosamente alto. Al 20esimo, bella azione di Gallo, che di tacco serve la corrente Clasadonte, il quale, tutto solo davanti al portiere, fallisce in maniera incredibile. 2 minuti dopo è Romeo, che sugli sviluppi di un corner manda alto. Dominio Soriano in questo frangente, con altre 2 occasioni clamorose. Prima Gallo calcia di poco al lato un rigore in movimento, quindi al 45esimo viene annullato un gol a Giugioloni per un precedente fuorigioco di Gallo. Si chiude così la prima frazione con il risultato che paradossalmente sta molto bene al Siderno, mentre i padroni di casa devono recriminare per la mira sbagliata dei propri giocatori. Parte la ripresa, ma del Siderno non c'è ancora traccia. Infatti, prima al terzo Stillitano svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, ma il portiere ospite compie un autentico miracolo. Poi, al quinto, arriva il raddoppio. Conclusione dal limite. Il portiere respinge come può. Sulla palla si avventa Curcio, che serve Gallo, tutto solo in aria, il quale non ha problemi a depositare in fondo alla rete. Alla mezz'ora, altro gol annullato al Soriano. E Gallo, a trovarsi in posizione di offside,
ma noi vi riproponiamo il bel gesto dell'attaccante di casa. Al 35esimo ecco la prima occasione ospite, con gli Ozzi, il migliore dei suoi, che di testa prova a sorprendere Vescio. Quindi ancora Soriano, che colpisce la traversa con Stillitano. Negli ultimi minuti, almeno tre occasioni per il Siderno di accorciare le distanze. Prima gli Ozzi liscia clamorosamente davanti al portiere. Quindi, sui titoli di coda, doppia occasione ancora per gli ospiti, ma il risultato non cambia. Il Soriano vince dunque una gara fondamentale per il suo cammino, mentre il Siderno dovrà cercare qualche rinforzo per proseguire un campionato dignitoso, onde evitare di essere risucchiato nelle posizioni di retrovia. Sentiamo ai nostri microfoni il presidente Morabito. Presidente Morabito, allora, oggi era una vittoria fondamentale quella che dovevate ottenere contro una squadra che purtroppo nell'ultimo periodo non sta veleggiando per il massimo. Vittoria è stata. Vogliamo tracciare un bilancio di questo girone d'andata del Sosoriano? Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dire che siamo contentissimi di aver chiuso così il girone d'andata. È stata, diciamo, una stagione fino a questo punto che rispecchia quelle che sono state, diciamo, le nostre previsioni, seppur partiti non molto bene, anzi partiti male. E abbiamo ripreso bene marcia e ad onore del vero ci ritroviamo sul campo, almeno sul campo, a 21 punti. Poi vicissitudini burocratiche ci danno invece 3 punti in meno per la famosa partita contro il Cotronei. Però la squadra in campo ha fatto 21 punti e mi pare che ci dovremmo attestare, insomma, nella parte alta della classifica. Oggi abbiamo incontrato una squadra che ultimamente non sta facendo bene, però in realtà aveva soltanto un punto meno di noi e non c'è stata partita. Il primo tempo è finito 1-0, ma abbiamo avuto 8-9 occasioni gol. La stessa cosa nel secondo tempo, dove abbiamo chiuso la partita con la doppietta di Gallo, che poteva anche essere una tripletta per il gol che poi è stato annullato, e non so se effettivamente c'è il fuorigioco, ci fosse il fuorigioco. Senta Presidente, ultima cosa, quest'anno forse la quota salvezza si abbasserà, almeno per la retrocessione diretta, visto che in coda purtroppo per il calcio Cutro e Acri stanno continuando a stentare. Voi avete girato un punto meno dell'anno scorso come girone d'andata sulla carta, anche se ne avevate fatti due in più invece sul campo, si abbassa la quota salvezza, voi per raggiungerla ancora farete qualche colpo di mercato oppure per quel che riguarda entrate e uscite abbiamo chiuso già così? Allora, beh, gli svincoli hanno chiuso, si sono chiusi il 14 e non abbiamo trasferito nessuno, abbiamo voluto mantenere la rosa, e questo perché la forza viene anche dal gruppo. Ecco, auguriamoci quindi che la scelta di mantenere il gruppo così com'era sia stato un cosiddetto acquisto in più. E abbiamo trasferimenti soltanto relativamente a dei ragazzini, però nulla di importante, insomma. Abbiamo voluto mantenere tutti i ragazzi calciatori di spessore e anche, diciamo onestamente, facendo uno sforzo dal punto di vista anche di bilancio, però abbiamo deciso con tutti i nostri soci di continuare, perché il gruppo c'è, è un bel gruppo, i ragazzi sono affiatati, vanno d'accordo, con il mister sono un tutt'uno e noi riteniamo che questo possa essere il nostro acquisto, il nostro quindi colpo di mercato. Ricordiamo pure che abbiamo ritrovato finalmente Robert Nikolovic, che è stato assente per un mese, quindi in virtù di questo, ecco, potrebbe anche essere Nikolovic l'acquisto quindi che ci mancava, ecco. Quindi colgo l'occasione per fare un grande, grande augurio di Buon Natale a voi di Sport Life, alla redazione, e diciamo con l'occasione vorrei fare anche gli auguri a tutti i colleghi presidenti e dirigenti delle altre squadre e che anche loro abbiano e facciano un Buon Natale con le loro famiglie. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille, regia. Dunque Massimo, ultima giornata del girone di andata di eccellenza, forse una mezza sorpresa è arrivata da Bovalino. Ti saresti aspettato questa sconfitta della Regiomed così netta, almeno nei numeri, anche per come detto dal mister Crupi, lo stesso allenatore del Regiomed? Ianni. Sì, no, assolutamente non me la sarei mai aspettata, ma soprattutto credo che abbia influito
la vittoria del Corigliano mercoledì nel recupero di Paola, perché comunque una vittoria netta in un campo dove aveva faticato tantissimo nelle due gare, sia la prima gara poi annullata, sia lo 0-0 di Coppa. Il fatto che il Corigliano ha scavalcato la Reggio ed adesso abbia questo vantaggio, sinceramente lo pone in una pole position che tutti davano sulla carta, ma che fino a ieri obiettivamente il Corigliano non aveva testimoniato dai numeri, perché la Reggio era avanti un punto. Ricordiamo sempre comunque che il Corigliano ha anche un punto di penalizzazione. Lo vediamo subito con risultati e classifica. Ti blocco Massimo, così poi ne parliamo anche con i nostri ospiti. Regia, risultati e classifica della quindicesima. Bovalinese Reggio Med 3-1, Corigliano Gallico Catona 2-0, Cotronei Cutro 1-0, Olympic Rossanese Bocale 2-0, Paolana Isola Caporizzuto 2-0, Sersale Acri 1-0, Soriano Siderno 2-0, Trebisacce Scalea 2-2. Classifica: Corigliano 38, Reggio Med 33, Olympic Rossanese 29, Paolana e Cotronei 24, Bocale 23, Trebisacce Scalea 20, Sersale Bovalinese 19, Soriano 18, Siderno 14, Gallico Catona 13, Isola Caporizzuto 11, Cutro 7, chiude l'Acri con 6 punti. Come ricordavamo, Corigliano e Gallico Catona hanno un punto di penalizzazione. Mister, campionato di eccellenza che rispecchia un po' quelli che erano i pronostici dell'inizio campionato. Corigliano, che doveva essere la squadra da battere, è dietro una bagarre tra due o tre squadre che secondo me sono quelli che si giocheranno i posti per i playoff, forse. Sì, però come dice Massimo, meno netta di come si pensava all'inizio, sì. Perché già il Corigliano era una corazzata lo scorso anno. Su quella corazzata ha cambiato quasi completamente tutti gli elementi, lasciando i più piemontese, Foderaro, ricordo qualcun altro. Sì. Ha cambiato anche allenatore e quindi magari forse ha avuto un periodo iniziale di amalgama necessario per poi adesso uscire alla distanza, anche se la Reggio Med credo che sia una squadra di tutto valore e di tutto rispetto. Però di percorso a Bovalino forse. Ci può stare, quindi magari fuori casa. Ecco, quindi... Mister Maiolo, una domanda te la devo fare. Hai solo Caporciuto, che sta succedendo? Non sta sicuramente attraversando un periodo positivo. Si era partiti con altre intenzioni, non dico da favorita, ma almeno da playoff. Così erano le intenzioni dopo la retrocessione. Invece ci troviamo in una situazione difficilissima e gli svincoli ultimi non sono segnali positivi, sinceramente, perché una squadra che andava rinforzata si trova invece ancora indebolita di quei pochi over che c'erano in squadra. Sinceramente è una situazione un po' particolare. Il tuo "ci troviamo in una situazione difficile" è legato al fatto che sei di là oppure perché senti la società tua? Ci troviamo perché la sento, io ci ho giocato 17 anni, di cui 10 da capitano, quindi ho fatto la promozione, ho fatto l'eccellenza. E l'ho lasciata solo per il mio quartiere, quindi non ho giocato da altre parti. Sei spostato solo di qualche chilometro? Solo di qualche chilometro, a Sant'Anna. Quindi, poi l'anno scorso ero con la Juniors Nazionale, quindi fino all'anno scorso ero con loro e ho vissuto dietro le quinte della Serie D. E quindi la sento sinceramente, la sento mia. Invece di Cutro, tu sai qualcosa in più di quello che dice la classifica? Ma il Cutro ci ha abituato a questi campionati, sinceramente, perché ogni anno lotta per salvarsi e quest'anno forse si aspettava qualcosina in più vista la tantissima esperienza che hanno in eccellenza. Adesso sul mercato è andato a prendere, a reperire proprio i giocatori che erano a Isola e sicuramente si giocheranno le loro carte per la salvezza. Non ha mai una bandiera bianca, diciamo così, non credo. Assolutamente proprio. No, penso rispetto a Isola no. Mister Alessandro, mi dici, classifica alla mano, quali sono le due squadre che ti hanno deluso di più in questo girone d'andata dell'eccellenza? Per un motivo e per l'altro, sia per il fatto che magari puntavano in alto e non ci sono riuscite, oppure che magari dovevano fare un campionato tranquillo e invece sono in fondo alla classifica? Intanto l'Acri, sinceramente, mi sarei aspettato un campionato diverso, soprattutto per la tradizione che ha questa squadra, per il passato. Siderno vedo, leggo che abbia in qualche modo un pochino ridimensionato i programmi in una piazza che insomma ha fatto anch'essa calcio ad alti livelli, per cui credo che siano dal mio punto di vista le due squadre che quantomeno inizialmente mi sarei aspettato delle premesse diverse. Sersale e Soriano come li vedi? Un campionato tranquillo? Sersale credo stia facendo comunque un campionato in linea, un po' con quelli che sono i programmi, hanno abbastanza ringiovanito la rosa, per cui il mister sta facendo sicuramente un buon lavoro.
Il Soriano, anche esso, hanno cambiato parecchio rispetto all'anno scorso. E mister Saladin, credo che stia facendo anche lui... Da promuovere per il giorno d'andata, mister Saladin, sicuramente. Ma sì, sì, sicuramente sì. Anche perché, come dicevi tu, ha cambiato tantissimi giocatori. Allora, mister Maiolo, ti arrivano i saluti da Pasquale Caroleo. Tanti saluti da Pasquale Caroleo. Poi aspetta che sono arrivati tanti messaggi. Allora, mister Perrone. Ah, mister Perrone sta facendo un miracolo. Merita una squadra per lottare al vertice. Non so se sia... Chi è? Tuo padre, tua madre, qualcuno dell'amico che sta... No, sto scherzando. No, ma è così. Tutto. Io ti mando alle 9:15. Una domanda a mister Alessandro. Come mai l'acquisto di Arona, visto che ormai l'Audi è recuperato? L'acquisto di Arona rientra in un'ottica di completamento della nostra rosa, al di là che un paio di elementi per motivi diversi sono stati in uscita, per cui ci serviva, diciamo, un uomo anche di esperienza che ci desse quel qualcosa in più anche in termini di esperienza. Giusto, sì, ci ho avuto in passato, quindi ci potrà dare sicuramente... Ti ha dato il colpo sicuro, diciamo, dai. Sì, 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 lo conosco, per cui sappiamo. Mister Maiolo, ci dice sinceramente qual è la squadra che temete di più? Hanno scritto che temete di più? Tra Santa Severina, Rogliano e Sporting Catanzaro Lido. Quindi lo Sporting Catanzaro lei non avrei tra quelli? Sì, assolutamente sì. Dopo l'acquisto di Giglio non possono nascondersi. No, no. Anche perché se ci segue qualcuno di Catanzaro Lido magari può dire, mister Maiolo, perché a noi non ci ha detto che... E dimmi una cosa, Santa Severina, Rogliano e Sporting Catanzaro Lido, quindi tutte le altre sono da momentaneamente mettere da parte secondo te? Per il primo posto? Spero di sì. Spero di sì. Perché il campo era, ho visto che si è mosso sul mercato acquistando un certo difensore centrale, Okorogi. Il distacco è troppo. A questo punto credo che forse... Ricordiamo che la Caccurese comunque è già campione d'inverno, quindi sì. Comunque, nonostante non sia terminato il girone d'andata, questo vuol dire che c'è abbastanza vantaggio sulle altre, perché comunque il Rogliano è una signora squadra. Vabbè, loro sarà lo sanno che è una signora squadra Rogliano. Sarà difficile rientrare, però. Sarà molto difficile. Anche se la classifica ancora è un po' virtuale, perché sì. Rogliano ha giocato, il Santa Severina deve recuperare una partita. Esatto. Complimenti al Siderno di mister Fiorenza e l'augurio di una salvezza tranquilla da parte dei suoi amici di Chiaravalle. Ah sì, perché mister Fiorenza 30 anni fa era qui a Chiaravalle con la fama. Grande Piero Casadonto, un vero sportivo e un grande calciatore, un vero guerriero del centrocampo, una vera sicurezza. Con lui in campo la salvezza è sempre più vicina. Ok. In questo campionato la differenza la fanno i bomber. Vedi Gallo, vedi Angotti. Forza Soriano, forza Scalea, addirittura ammazza. E beh, del resto Angotti e Gallo. Mi sembra che tra l'altro Gallo l'aveva cercato Lacri, se non vado errato. O sbaglio? Lacri, il mercato di riparazione dell'Acri è un mercato di riparazione da vertici, perché comunque ha riportato Provenzano, Mancino, Marano dal Roggiano, sì. Ferraro in difesa. Lacri ha fatto 4 colpi importanti, sinceramente per la lotta salvezza vedo Isola e Siderno che verranno sicuramente risucchiate se non operano nel mercato degli svincolati, perché è difficile due squadre così giovani e senza esperienza, l'Isola come diceva il mister, ma anche il Siderno che ha mandato via tutti i calciatori che non sono di Siderno, quindi solo quelli che sono voluti rimanere. Per mister Fiorenza, e quindi credo che verranno risucchiati. Cutro e Acri hanno operato sul mercato, il Gallico Catona da quando ha cambiato allenatore ha un'altra marcia, ieri ha perso Corigliano, ma obiettivamente ci può stare, perché è così, e quindi credo che le due squadre più candidate a soffrire saranno proprio l'Isola e il Siderno nella seconda parte di campionato. A meno che Acri e Cutro non facciano come la Luzia dell'anno scorso, che si è rinforzata a metà campionato, però non ha avuto i suoi frutti, diciamo così, anzi. Però gli uomini, soprattutto l'Acri, ha fatto veramente, sono degli uomini di esperienza che difficilmente... Marano in questa stagione aveva segnato già 10 gol con Roggiano, quindi comunque non è una stagione di appannamento, cioè un calciatore, il mister lo sa, perché a lui ha fatto una tripletta, quindi sono calciatori che possono fare la differenza. Perfettissimo, diciamo altro sulla eccellenza, Massimo, pure più tempo possiamo chiudere adesso. E confermi sabato allora, al Palmi a che ora, Massimo, la finale di Coppa? 14:30. 14:30, perfettissimo. Allora, chiudiamo il discorso sull'eccellenza, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di promozione A, che riguarda più da vicino mister Perrone, con il servizio su Morrone, Vigor Lamezia. Vai regia. Dopo 4 anni cade tra le mura amiche la Morrone e questo permette al San Biase di riagganciarla in testa alla classifica. Ecco sintetizzato al massimo il campionato di promozione Girone A. Ma noi vi raccontiamo anche cos'altro è successo nell'ultima giornata del girone di andata. Sulle immagini del big match Morrone-Vigor, anticipo di lusso del campionato di promozione, andiamo a vedere gli altri risultati dell'ultima giornata del girone d'andata.
Detto del San Biase, che liquida con un netto 3-0 l'Abruzium, pagina triste arriva da Cassano, dove il Roggiano si presenta in soli 9 uomini e perde 6-0. Continua il momento d'oro del Belvedere, che batte a domicilio lo Schiavonea e raggiunge la Rossanese a quota 25. Rossanese che esce battuta da Amantea per 2-0. Pari occhiali tra San Marco e Juvenilia, mentre in coda l'Aprigliano perde lo scontro diretto con il San Fili. Mentre arriva la prima vittoria della Promosport sulla Garibaldina, grazie a una rete di Costa. Vediamo le reti che hanno permesso alla Vigor di espugnare il Marca di Cosenza. Al 40° del primo tempo è Piccirillo, ben servito in profondità da Corigliano, a trafiggere Gallo e a portare in vantaggio gli ospiti. Quindi Ferraro al 3° della ripresa fallisce il rigore del pari e poi al 22° è Russo a mettere il risultato in cassaforte con questo preciso calcio di punizione. Che cambiano le squadre, la Vigor Lamese ha preso un certo Russo proprio da Isola Caporisuto e già come dire, ha incrementato il proprio bottino. Tra l'altro ieri gol della vittoria in quella del Marca di Cosenza, insomma segno che in questo mercato i bomber sono quelli che possono alterare l'ago della bilancia. E beh, la Vigor adesso davanti a Piccirillo e Russo, quindi non è roba da poco per un campionato di promozione. Ho sentito una dichiarazione di Mr. Stranges che dà il San Biase come favorito, adesso che lo ha raggiunto in vetta. No, l'ho sempre detto, anche prima che era secondo lo diceva. Sì, 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 dico, è una dichiarazione, lui pensa che il San Biase sia la squadra favorita. Io credo che questo campionato adesso cambierà completamente fisionomia dopo il mercato, perché la Vigor Lamezia è diventata veramente pericolosa, perché comunque non ha inserito solo Piccirillo e Russo, ma cresci bene dal Roggiano, in difesa è arrivato Mascaro. Insomma, è tutta un'altra squadra adesso, con un'altra fisionomia, sì. Ha cambiato tantissimo. In più, diciamo adesso che Mister Morelli l'ha plasmata più, sì, la sua immagine. Ma cambierà tantissimo anche perché il Roggiano, che ha 28 punti, praticamente adesso è una squadra che dovrà fare di tutto per salvarsi. Quindi sono, diciamo, 28 punti virtuali. Comunque ieri ha perso 6-0 a Cassano. Si è presentato in 9 uomini, tra, sì, l'altro. Quindi è una situazione disperata, addirittura si potrebbe paventare anche poi l'eventualità di una mancata presentazione, perché se continua così il discorso non sempre si presenterà in 9 uomini. Quindi sinceramente io penso che ultimamente, negli ultimi anni, queste situazioni stanno creando dei grossi problemi, perché falsano i campionati, purtroppo, perché l'esempio lampante è proprio il discorso del recupero della gara di Mister Perrone, perché comunque loro hanno perso una gara che vincevano, poi lasciamo perdere, è stata sospesa anche in maniera discutibile, si è rigiocata, hanno perso in maniera netta, però comunque adesso il Roggiano ha una fisionomia che è completamente diversa. Paradossalmente la settimana dopo che hanno vinto con loro mi sa che è iniziato un po' il declino della squadra. Quindi adesso c'è un punto interrogativo. Per il vertice sicuramente vedo Morrone e San Biase ancora davanti, hanno qualcosa in più della Vigor, che però intanto già ha messo la prima pietra sul recupero. Dietro la situazione inizia a farsi difficile per alcune squadre. Diciamo che qualora avesse perso la Vigor con la Morrone, forse il campionato era sicuramente a 2, perché la Vigor era tagliata, credo, definitivamente fuori. Mentre invece con questa vittoria forse qualche residuo speranza ancora ce l'ha. Ormai il giro d'andata è terminato, il mister ha incontrato tutte le squadre, quindi magari possiamo lui chiedere a lui tra un po'. Sì. Allora andiamo a vedere i risultati e classifiche e poi ne parliamo con Mister Perrone, regia. Morrone Vigor Lamezia 0-2, Cassano Roggiano 6-0, Amantea Rossanese 2-0, Aprigliano San Fili 1-2, Schiavonea Belvedere 0-2, Promosport Garibaldina 1-0, San Biase Brutium 3-0, San Marco Juvenilia 0-0. Classifica: Morrone e San Biase 36, Vigor Lamezia 29, Roggiano 28, Rossanese Belvedere 25, San Marco 23, Juvenilia 20, Garibaldina, Cassano e San Fili 18, Schiavonea e Brutium 13, Amantea 12, Aprigliano 9, chiude la Promosport a 8 punti. Mister Perrone, allora, come lo giudichiamo questo girone d'andata della Garibaldina? Diamo un voto alla sua squadra, però in maniera sincera lo dobbiamo fare. Non so, noi diciamo che le aspettative della società erano quelle di cercare di stare un po' sopra la quota salvezza, cioè le aspettative, quello che ci si augura, perché noi siamo una piccola realtà, una piccola società, quindi con scarse risorse economiche, poi quest'anno soprattutto lottiamo contro delle vere e proprie corazzate, ma non soltanto a livello appunto di organizzativo e gestionale, ma anche a livello proprio di blasone, la Vigor, il San Biase, ma la Morrone che ritorna dopo
tanti anni, ha fatto il calcio un po' in Calabria, quindi a livello dilettantistico, quindi per noi si presentava anche un campionato molto ostico, però diciamo che con di buono c'è a Soveria Mannelli che comunque si fa calcio da tanti anni, si sta sereni, si può lavorare, si può stare tranquilli e quindi questo ci ha permesso di fare qualche risultato magari anche al di sopra. No, magari ci restano male per la sconfitta, come è successo anche ieri, però poi alla fine, il giorno dopo, si ritorna a stare tutti quanti tranquilli, a dire ok, si riprende a lavorare, a stare sereni, a pensare alla prossima partita. Non vengono fatti processi negli spogliatoi per una partita che non è andata per come ci si aspettava. Dice no, continuiamo, lavoriamo, andiamo avanti, cerchiamo di migliorare. Però mister, ecco, voi avete chiuso il girone d'andata a 18 punti. Però forse la cosa, tra virgolette, negativa è il fatto che dietro ci sono delle squadre che sono un tantino blasonate, quindi non vi potete cullare sugli assolutamente allori. Assolutamente no. Mentre l'anno scorso c'erano delle squadre che... Erano delle vittime predestinate. Erano delle vittime predestinate. Infatti non ci sono state neanche i play-out. Adesso le ultime in classifica sono Promo, Sportamantea. Cioè stiamo parlando di squadre... di un livello davvero importante, ma anche lo Schiavonea, che è una neopromossa ma viene allenata da Pacino, che è un signor allenatore per questi livelli. Quindi noi no, certamente non basseremo la guardia e staremo sempre con la tensione alta, perché infatti non prendo neanche così gusto le mie vittorie, perché comunque ci sono le altre che ti stanno dietro. Non c'è tempo di festeggiare che si deve pensare già alla prossima partita. Secondo te quota salvezza diretta ci può essere qui, se sì a quanto? 38, 40, 36, 37. Ma spero qualcosina in meno anche, perché comunque diciamo che adesso c'è la variabile Roggiano che bisogna capire cosa farà. Io credo che sia il punto di riferimento adesso per le squadre che lottano per non retrocedere, perché diciamo arrivare al quota 28 del Roggiano secondo me sarebbe già un buon punto. No, ma come dicevo anche a Pino Alessandro in macchina, diciamo che alla fine non ha rovinato nessuno, forse un po' noi per il fatto della doppia partita, queste cose qui, però alla fine è arrivata alla fine del giorno d'andata almeno, quindi non, ha falsato fino a un certo punto il campionato, perché alla fine tutte le squadre ci dovranno giocare, quindi sarà una gara a testa tranne il Cassano, certo il Cassano. Però io penso che effettivamente i 35 punti ci vogliono, è sempre stato così negli ultimi anni. Per la salvezza tranquilla, diciamo così. Tranquilla, per cercare di provare a stare anche qualche punto sopra la quota play-out. Se non si ripete quella, diciamo, sventura dello scorso anno, dove il San Lucido andò in promozione vincendo la finale con il Petronà di Mister, gol di Rosario De Luca. San Lucido Petronà 1-0, adesso è a Campora, e poi sono retrocesse direttamente. Questo girone nella lotta per non retrocedere è un po' particolare, perché comunque ci sono delle squadre, vedi la Mantea, che hanno fatto un mercato di riparazione importante, perché comunque anche qui, adesso anche l'Abruzzo mi ha preso due stranieri, tutti un pochino si sono rafforzati, quindi le squadre che siete rimasti, diciamo, con i vostri, perché voi avete fatto giusto qualche accorgimento. Sì, noi abbiamo preferito... Un colpettino l'avete dato. Vabbè, ma poca cosa, cioè, nel senso noi abbiamo ripreso Fazio dalla Vigor, poi abbiamo preso un altro ragazzo, Pellegrino, dalla Mantea, però... Tendenzialmente abbiamo cercato di rimantenere il gruppo, così come diceva il presidente prima del Soriano, perché comunque tra di noi c'è una certa manca. Il fatto che arrivino degli uomini non è che sia una cosa buona, cioè se c'è un gruppo ben formato non è una cosa quindi buona. Certe volte può portare a un vantaggio, altre volte può portare... I due calciatori che ha preso il mister, veramente uno è un gioiellino. Mirati, sinceramente Fazio è un gioiellino. Ma ne parlavamo già dall'inizio dell'anno. Che è un bravo, ragazzo... perché è un 99, comunque è un under, quindi a questi livelli avere degli under bravi può fare la differenza. Mister, ti interrompo un attimo. Tanti saluti al mio compare mister Maiolo, grande mister. Francesco Fodero. Buonasera, ciao Francesco. Tra l'altro ieri ha fatto il compleanno, ieri avantieri, quindi tanti auguri con un po' di ritardo. Non so se ieri avantieri, comunque arrivano i saluti da mister. Allora, il Maida non molla, grande carattere, grandi tifosi, avanti Atletico. Poi vediamo qualche altro messaggio. Questo è di Piero Fodero. Un abbraccio agli ospiti speciali in studio, uno su tutti, un felice Natale a tutti da Madrid. Un caro amico, PS, vi sto guardando tanti, una cerveza. Ah, perché Piero è andato a Madrid, giusto? Sì, è andato con Serena a Madrid, non lo sapevo. Ciao stronzi, invece di divertirti guarda noi, cioè, ma non hai altro da fare a Madrid, mannaggia la miseria. Senti, Pino, la Vigor Lamezia può rientrare nel discorso promozione secondo te? Secondo me sì, visto il mercato che ha fatto, credo che abbia tutte le potenzialità, perché come diceva prima Massimo, adesso c'ha un organico dal mio punto di vista che non sfigurerebbe nemmeno in eccellenza. Ma se tu dovessi fare una classifica virtuale di quelle che sono le squadre che secondo te si classificano primo, secondo e terzo, che diresti in questo momento? Farla adesso significa... non scommettiamo nulla, dai, una cosa così potete... Ma guarda, io non parlare col cuore però, eh?
magari credo, no, parliamo delle prime, quindi purtroppo non ti posso, per quanto amico, ma non ti posso. Io credo San Biase, nonostante tutto, Vigor e Morrone. Quindi la Morrone la vedi terza addirittura. Sì. A Gallo fanno bene i torroni di Monardo da Soriano, non andrà via, come ha detto anche il presidente Primerano. Vabbè, l'abbiamo già detto, ma non c'era bisogno di rimarcarlo, anche perché se non è andato via adesso non credo che vada via più in là. Mister Perrone, ti saluto a Guardiola, ti vedo in forma, sei sicuro di aver smesso? Devo rispondere? Sì, vediamo cosa risponde. Ma io con Pepe Guardiola mi sento sempre, spesso, sì, diciamo, quindi mi dà dei consigli tattici anche di gestione delle. Ma lo sai che poi sarà mandare il messaggio? Guardiola no, in questo momento non mi sfugge. Ti saluto a Guardiola e eventualmente può firmarsi che ha mandato il messaggio, sì, perché sì, non siamo riusciti a capire chi è che l'ha mandato. Magari sarà Guardiola in persona. Magari si dire firma Pepe. Guarda, sarebbe questo, sinceramente chiudo il bagatello e me ne vado. Ciao mister Perrone, cosa ne pensi di Costa della Promosport? Beh, ieri ci ha fatto gol, diciamo, su un nostro errore. Lui è un ragazzo che comunque è sempre sul pezzo, quindi è riuscito ad anticipare sul difensore e si è involato in porta da solo, perché è l'ultimo uomo, è un ragazzo in crescita sicuramente. Mister Maiolo, discorso salvezza, parlavamo prima del fatto che ci sono squadre blasonate, forse a questo punto quella che rischia di più, altra ragione, anche la Prigliano, perché ieri ha perso l'alto anche lo scontro diretto con il Sanfili, e dietro la Mantea, Promosport, sono squadre che sicuramente sono molto più agguerrite della Prigliano stesso per salvarsi. Tu come lo vedi questo discorso salvezza? Sì, sicuramente sotto ci sono delle squadre blasonate che probabilmente dopo il mercato si sono rinforzate e usciranno fuori, però bisogna vedere la distanza di punti che hanno e se riusciranno a recuperare tutti questi punti. La Promosport, sinceramente non so se riuscirà alla fine a salvarsi, anche se è una squadra importante guidata da un allenatore come Lio, che sinceramente lì sotto la Mantea penso che potrà uscire fuori perché è una squadra importante, però è una bella lotta. Il mister non deve stare tranquillo sicuramente. Ai 18 ancora non si è tranquilli sicuramente, no, assolutamente. Secondo me no, anche perché poi c'è anche il Sanfili ancora in lotta, e poi da vedere il Roggiano se queste dote di 28 punti servirà per salvarsi. Poi bisogna vedere se, conoscendo mister Caligiuri, se rimane, perché secondo me parte tutto da lì. Se il mister Caligiuri andare in trasferta con 9 uomini, assolutamente, già strano che è andato ieri. Se lui rimarrà al suo posto, probabilmente Roggiano farà qualcosa sicuramente sul mercato. Sono diversi incognite, diciamo così. Io non immagino un Roggiano con Caligiuri in panchina. Non penso che molti lo immagino. Assolutamente. Cioè, per la promozione Caligiuri è già un allenatore, è un lusso, quindi accettare questa situazione credo che sia. Quindi o ci sarà un mercato in entrata considerevole, almeno per salvarsi, se no. Il Guardiola della Sider 2012. Ah, caspita, l'allenatore della Sider, della squadra amatoriale. Ah, squadra amatoriale, dove... perfetto, ok. Ovvero, saluto i miei amici della Sider, perché sono... Ovvero? È Giuseppe Amendola. Ah, Giuseppe Amendola, perché giochi nella amatoriale con la Sider? Sì, sì, siamo stati anche campione regionale lo scorso anno, quindi siamo... Ma quale campionato fate? È quello FIGC. Ah, FIGC, perfetto, sì. Pensavo faceste l'altro, quello, come si chiama l'altro? Luis. No. Mister Maiolo, che ne pensi della Promosport rispetto all'anno scorso, con i vari svincolati Grullo, Decio, Cristaudo, Curcio, Denisi, eccetera? Non so qual è la... Hanno ripreso quelli che avevano dato alla Vigor, la maggior parte, sono rientrati a sicuramente casa. Sicuramente la domanda era quella che ti ho fatto prima io, se ha possibilità di salvarsi, diciamo così, ecco. Hanno aggiunto esperienza, sicuramente. Vabbè, quello è ovvio. Quello che ha aggiunto. Diciamo che la Vigor ha lasciato andare, tra virgolette, gli uomini che forse a questo punto sono stati sostituiti da altri. Aveva utilizzato di meno, ma la Mantea con Muraca, Pepe, adesso in difesa, anche la Mantea è pericolosa. Io sinceramente penso... Tu lo testimonerai, l'ho detto anche varie puntate fa, che la squadra del mister difficilmente verrà risucchiata nella lotta per retrocedere. La Garibaldina. Questa è una mia idea, l'ho detto dall'inizio. Tu da tifoso, però. Io l'ho detto dall'inizio, però sinceramente è il campo che parla, perché ci sono i 5 punti innanzitutto di vantaggio sulla zona retrocessione. Poi comunque Soveria Mannelli non è un campo facile, sì, per gli altri, non è facile andare lì e vincere, tant'è vero che squadre blasonate ci hanno rimesso le penne, perché il San Biase ha perso, il Roggiano stava perdendo, anche stava prendendo una bella batosta, sarebbe stato un risultato molto grottesco, sì, e sarebbe finita male quella partita, è stato salvato dalla giornata un po' così. Quindi
Io sinceramente, visto il ritardo che hanno accumulato le altre, ovviamente lui non lo potrà dire perché ovviamente ha uno spogliatoio da mantenere, però io sarei tranquillo perché comunque vedo una squadra in crescita. Sinceramente vedo una squadra in crescita rispetto a quella che era la vigilia, perché alla vigilia sulla carta tanti ragazzi che venivano anche dalla terza, che qualcuno aveva giocato in terza, anche se aveva fatto gol, 98-99, quindi era una squadra molto leggera, si sapeva che anche la Promosport era leggera, sì, però... Noi abbiamo, sì, abbiamo qualche giocatore di spessore, tipo il portiere Gualtieri, molto bravo di personalità, e Morrone, che a livello calabrese di Tedisco lo conoscono un po' tutti, e Mancuso, Rubem Mancuso, poi il resto Lepore. È tutta una... Lepore che era già rimasto comunque, è stato uno dei confermati, il resto è tutti ragazzi che vengono molti dalla prima categoria, anche da categorie inferiori, sì. Perché si cerca di fare di necessità virtù. Senti mister, convieni con me se ti dico che forse una delle squadre più in forma in questo momento è il Belvedere? Il Belvedere ci ha fatto un'ottima impressione, noi l'abbiamo incontrato in casa, eravamo un po' con delle defezioni, però a prescindere da questo ci ha vinto 2-0 meritatamente, perché comunque ha tutta l'asse centrale, i due difensori centrali, i due centrocampisti De Pantis e Amendola, i due attaccanti Amendola e Mandarano, che sono giocatori di tutto rispetto, una squadra davvero di categoria, sì. Che secondo me potrà dire la sua e potrà incidere, secondo me, se non le prime tre, vabbè, quelle fanno campionato a parte, però può essere l'ago della bilancia per alcune squadre, perché chi andrà a giocare a Belvedere tra queste tre deve stare molto attento. Già la Vicolo Venezia ne ha patito le conseguenze in giro di andata, perché ha perso in casa. Già in casa, sì. Però diciamo che la Vicolo Venezia era in una fase di transizione, sì, ora è una corazzata, vabbè, ora la Vicolo Venezia è una squadra che... Davvero. Dammi una classifica virtuale delle prime tre. Ma io non sono così d'accordo che il San Biasi è la squadra da battere. Secondo me la squadra da battere è anche la Morrone. Certamente nel gioco delle parti si cerca di tirarsi un po' fuori, però la Morrone è una squadra davvero importante di livello, oltre che ha una struttura societaria e organizzativa che davvero è da almeno da Serie D. Sì. Quindi non gli fanno mancare nulla, i giocatori devono fare davvero solo i calciatori. Per quello che hai visto tu sul campo, come per sono le visto, squadre? Sul campo ho visto il San Biasi è una squadra che gioca molto bene a calcio, perché si vede che è amalgamata, che si lavora già dall'anno scorso. La Morrone è una squadra molto pratica e concreta, e la Vigor, vabbè, noi l'abbiamo incontrata con Leonardo Viterbo, perché l'allenatore in più era un'altra squadra rispetto adesso, ora verrà da noi e... Che Dio ce la mandi buona, scherzo a parte, che c'è davvero una squadra molto importante. Beh, credo quindi... che se si partisse adesso la Vigor sarebbe, esatto, l'assoluta favorita. Sarebbe la favorita, però i 7 punti, penso concorderanno anche i due colleghi, è una squadra che non può più sbagliare però. Assolutamente. Cioè, mentre le altre due possono... Qualche punto lo possono lasciare. Qualche punto lo possono lasciare, la Vigor no, la Vigor se perde qualche punto... Io per credo il primo posto, parlo, per il primo posto. Fatto... Sì. Credo che la Vigor abbia fatto un mercato dal mio punto di vista, sicuramente per come secondo obiettivo arrivare ai playoff e andarle a vincere. La e casa. Poi a cammin facendo, se eventualmente le situazioni e le dinamiche del campionato lo dovessero permettere, ed inserirsi per la lotta alla vittoria. Potrebbe anche succedere, però credo che sia stato un mercato... Secondo me il mercato della Vigor è stato dettato anche dal fatto del cambio di allenatore, perché tanti uomini sono andati via con il mister Viterbo, per cui ne sono dovuti arrivare gioco forza altri, mentre invece, per esempio, il San Biasi ha fatto un acquisto mirato come Covelli, che, cioè, non lo scopriamo noi sicuramente, la Morone ha preso 2-3 giocatori, ecco, la Vigor forse era quella che si doveva muovere di più sul mercato in conseguenza del cambio di allenatore, è ovvio questo qua. Il San Biasi ha preso Covelli perché comunque era primo, cioè una squadra che è prima metti la pedina che ti manca, la Vigor invece aveva tanti punti di svantaggio, quindi certo. Gioco forza per recuperare, perché sono molto ambiziosi e vogliono andare in eccellenza, è normale che hanno dovuto stravolgere. Il San Biasi adesso con i tre davanti, il ragazzino Umbaca, Bernardi e Covelli. Cioè è un attacco di eccellenza. Ma tutti, hai detto prima tre squadre, per vedere Mandarano e due Amendola. Però quei tre, no, ma quelli tre sono Vigor, Russo, Cirillo e Mercuri. No, però quei tre sono proprio amalgamati proprio come caratteristiche di giocatori. Cioè, è un campionato di eccellenza nella parte alta. Quelle tre squadre nella parte alta è un campionato di eccellenza. Cerbo, Acri e Cutro ormai spacciate. La Promosport può risalire la china? La Promosport può risalire, l'abbiamo già detto. Acri e Cutro, io vedo l'Acri con questo mercato potrebbe anche tentare di cercare di giocare il play out magari in casa.
È difficile salvarsi direttamente per queste squadre perché hanno pochissimi punti, hanno 5-6 punti. Lo stesso discorso della Mantia in promozione, esatto. Cioè alla fine ha fatto un bel mercato, però i punti sono pochi. Diciamo che devono farli loro adesso i punti, una volta adesso devono fare una rincorsa, non solo su loro stessi, cioè vincere le partite, ma anche sulle squadre che stanno davanti. Evitare l'ultimo posto innanzitutto e poi magari eventualmente play-out. Massimo, ci chiedono da casa se ci sono novità sulla partita Borgia-Montepone, sui fatti che sono successi durante la partita Borgia-Montepone. No, sappiamo ci sono le indagini ancora, non è stato diciamo definito che non è mare. La partita è stata omologata, loro parlano delle squalifiche, di quello che è successo poi dopo, diciamo, la procura federale che sta indagando, quindi ancora lasciamo per poi. Ci sono tanti messaggi da Facebook che leggeremo tra un po', perché adesso andiamo a vedere, chiudiamo promozione Girone A, sì, giusto? Oppure volevi sì, fare no, io l'ultima domanda questa la volevo fare adesso. Dopo la sosta ricomincia il girone di ritorno, quindi sì. Voi avete affrontato tutte le squadre, sì. E ricominciate da San Marco dopo il pareggio 2-2 della prima gara. Cioè adesso cosa ti aspetti dalla tua squadra, anche dopo il mercato, dopo anche conoscendo il mercato che hanno fatto le altre? Cioè, cosa ti aspetti nel 2019 dalla tua squadra? Cioè, mantenere questo trend oppure invertirlo? Perché adesso positivamente, naturalmente. Sì, perché è pericoloso adesso mantenere questo. Cioè, i 18 punti che avete fatto nel girone d'andata, secondo te andrebbero bene o ti aspetti qualcosa in più? No, io spero che adesso i ragazzi e l'ambiente abbiano preso consapevolezza nel campionato della difficoltà, e quindi io magari spero che in questo giro di ritorno, mentre vabbè, da una parte perdiamo il fatto di essere un po' stati sbarazzini in questo giro d'andata, che magari ci ha permesso pure, ecco, di fare risultati eclatanti con Roggiano, se poi succedeva quello che è successo, e con San Biase, che è stata davvero una vittoria di spessore, quindi magari qualche squadra ora ci aspetterà in maniera un po' diversa rispetto al girone d'andata, e quindi questo dobbiamo metterlo in conto. Però dall'altro, però, magari conosciamo pure noi di più anche le squadre avversarie, e magari noi la nostra speranza è quella appunto di restare un po' sopra la soglia della dei play-out. Ecco, sarebbe 20 punti play-out. Secondo me il mister si aspetta. Beh, quello che volevo dire di ritorno. Va bene. 20, 18. Diciamo che rispetto al girone subito. 38 punti rispetto al girone d'andata, devi fare i 3 punti in più con il Roggiano che ti mancano. Che ci mancano. E sei praticamente a posto. Allora sono 21. Facendo i 18 punti che hai fatto nel girone d'andata saresti salvo, perché l'anno scorso è stata molto bassa la quota di questo girone, e con le squadre che stanno davanti l'anno scorso la stessa Garibaldina a 31 punti ha evitato i play-out, perché le tre dietro sono retrocesse direttamente. Sì, a 31 punti. Quest'anno non credo succeda, perché la Plonsport, che è ultima in classifica, non ne abbiamo parlato, ma un giocatore di Caturano, è davvero di un livello però alto per la categoria. Ha fatto 8 punti in 15 partite. Lo so, però... Cioè, adesso deve fare, la Plonsport deve fare 25... Almeno 25-28 punti, non può più sbagliare, sicuramente non può più sbagliare, però poi il giro di ritorno ci sono tante componenti che al giro d'andata non succedono, è un altro campionato il giro di ritorno. Diciamo che se loro devono fare 18 punti per arrivare a 36, la Promosport ne deve fare 28 per arrivare a 36, e non credo deve fare un campionato da così come la Mantea, da media playoff, diciamo così, così come la Mantea. Però se posso, è una mia opinione, credo che ovviamente augura la Promosport di potersi salvare direttamente. No, non a scapito della Garibaldina. No, ma non avrà problemi, Gianluca non avrà problemi. Anzi, all'inizio campionato io ho pronosticato che con un po' di fortuna, magari uno o due elementi che potevano dare quel qualcosina in più, avrebbe potuto aspirare qualcosa di più. Ma con quei 3 punti di Roggiano era già nella parte sinistra della classifica. Assolutamente. Quindi penso che avresti firmato. Ma non è una squadra la sua autorizzata a fare i tuoi. Stavi dicendo? No, dicevo della Promosport. Mi risulta che non abbia fatto adesso un mercato di riparazione tale da quantomeno aver tentato di dare quell'input a livello mentale per far scattare un qualcosa. Quindi non sarà facile, anzi qualcuno è andato via, mi risulta Mercatante, qualcun altro. Ma poi ci sono scontri che... Voi avete degli scontri in casa, perché comunque la Promosport dovrà venire da voi. Il calendario, cioè, tranne l'inizio, che abbiamo due partite in casa, Morrone e Vigolo sulla carta proibitive. Poi però diciamo che dopo il San Marco abbiamo 8 partite in casa, 6 fuori, di una di queste 6 fuori è il Roggiano. Che però non sappiamo adesso, in questo momento è in difficoltà, però è un termine, come diceva anche mister Maiolo, cioè, se resta Caligiuri è impensabile che possa restare questa squadra e che lui possa metterci la faccia in partite come quella di ieri. È un punto interrogativo. Io ieri quando ho letto, o meglio stamattina quando ho letto il giornale che sono presentati in 9 in panchina c'era mister Caligiuri, sinceramente ci ho perso un po' di quel mio animo sportivo che ho, perché vedere mister Caligiuri che si presenta in promozione con una squadra con solo i 9 uomini, sinceramente vedremo, è un po' vedremo di perdere la faccia. Non credo che il mister sia uno di quelli che lo farà per il proseguo del campionato. Allora,
i messaggi li sto leggendo, ma siccome parlano delle categorie che tratteremo dopo, li leggeremo avanti, più tardi, quindi adesso andiamo avanti e andiamo a vedere quello che è successo nella promozione Girone B. Vai regia. Tutto come previsto nella promozione Girone B. La capolista San Luca batte 6-0 l'Aurora e chiude il girone di andata con 8 punti sulla seconda, ancora imbattuto, e sabato si giocherà la finale di Coppa contro il Corigliano in quel dell'Opresti di Palmi. Dietro, il Gioiosa vince 1-0 a Gioia Tauro, grazie al bomber Scuteri, e sale a quota 33. Il Brancaleone liquida 4-2 al domicilio l'Archi e scavalca la Bagnarese, che invece è fermata sul pari dal Taverna. La Stilese surclassa 7-2 il Filogaso e sfata il tabù del Mesiti. Dietro, buone vittorie per Africo e Rombiolese, rispettivamente contro Città di Rosarno e Borgia, mentre il Monte Paone cade a Villa San Giovanni nell'anticipo di sabato. Gialloverdi, che si erano portati in vantaggio con il solito Staglianò, ma sono stati superati dai padroni di casa grazie alle reti di Falcone e nella ripresa di Morabito. E dunque, Massimo, se per il girone A si parla ancora di possibile vittoria finale di 3 squadre, lo diciamo già da diverse settimane, credo che questa promozione girone B, per quel che riguarda la promozione diretta, non ci siano sicuramente dei dubbi. No, assolutamente, penso che il San Luca difficilmente perderà questo campionato, visto che comunque adesso è proiettato anche alla finale della Coppa di sabato prossimo. È una squadra che ha mantenuto in pieno tutte le premesse che erano state fatte sulla carta, una squadra fatta per vincere che sta conducendo al meglio questo campionato. Bene, andiamo a vedere l'estate classifica, così parliamo anche delle inseguitrici del San Luca, regia. Africo Città di Rosarno 2-1, Aurora San Luca 0-6, Archi Brancaleone 2-4, Gioiese Gioiosa 0-1, Rombiolese Borgia 2-1, Stilese Filogaso 7-2, Taverna Bagnarese 2-2, Villese Montepaone 2-1. Classifica: San Luca 41, Gioiosa 33, Brancaleone 29, Bagnarese Stilese 28, Città di Rosarno 22, Africo e Rombiolese 21, Filogaso e Montepaone 20, Gioiese 19, Villese 17, Taverna 15, Archi 11, chiudono Aurora e Borgia a 5 punti. Massimo, qualche sorpresa della giornata? Per esempio una... La sorpresa della giornata è la sconfitta del Montepaone. Io non me lo sarei mai aspettato, conoscendo anche il mister penso che sarà abbastanza così... Avvelenato. Sì. Non penso che sarà facile. Mister Perrone era avvelenato, Mister Pisano. No, io ci abbiamo parlato perché abbiamo fatto un aperitivo insieme e gli è successa la stessa cosa, credo che è successa a noi ieri. Magari nei ragazzi c'era un po' di appagamento nell'inconscio. Sotto gamba l'impegno e poi invece perdi la partita perché ci sta. Attenzione, non succede nulla per quello che è l'obiettivo del Monte Peone, perché si salverà tranquillamente visto che questo è l'obiettivo. Però magari vincendo ieri si poteva fare l'appetito, poi viene mangiando. Sì, sì. E chiudere quindi... a 23 il giorno d'andata era una cosa diversa da chiudere da 20. Assolutamente. Parte sinistra invece di partire. Sì, a ridosso dei playoff. Assolutamente. Tipo sì. Nelle obiettivi. Senti, questo pareggio della Bagnarese con il Taverna? È un brutto incidente per la Bagnarese di percorso, perché comunque le altre squadre che lottano per i playoff stanno cominciando a macinare. Gioiosa vince fuori casa, Brancaleone continua a vincere ancora, la Stilese a valanga. Tra l'altro mi sembra che ha giocato 60-70 minuti in 10 uomini la Stilese addirittura. Sì. Nonostante questo 7-2 sul Filogaso, che era una delle squadre più in forma fino a domenica. In questo girone la vera lotta sarà quella per i playoff, perché ci sono tantissime squadre accreditate, perché anche il Città di Rosarno ha fatto un buon mercato, ha riportato Corrao a casa proprio dalla Bagnarese. Però non me l'aspettavo, perché la stessa Bagnarese aveva inserito 3 elementi importanti. Un pareggio particolare, è stata ripresa nel finale. Taverna ha un grande carattere, obiettivamente, anche dopo aver perso Giglio. Ci vuole veramente tantissimo carattere per fare queste prestazioni, perché come sappiamo, insieme al Borgia, per tutto il campionato non avranno nemmeno lo stadio di casa, quindi giocare sempre fuori casa non hai nemmeno il fattore casalingo, quindi sarà veramente un'incognita. Però veramente io farei complimenti al Taverna, perché è un grandissimo carattere. Questa penso che sia l'impresa della giornata, fermare la Bagnarese su 2-2. Con tante defezioni il Taverna, perché sì, a parte mancava Giglio, Cosentino, mancavano diversi uomini, sì, importanti. Ecco, giù. Mister Alessandro, Borgia e Aurora, secondo te sono ormai spacciate? Io purtroppo credo di sì, perché la classifica, ahimè, parla chiaro. Il ritardo rispetto alle squadre che le precedono è
purtroppo netto, quindi credo che difficilmente possano avere possibilità di inserirsi. Si rischia una retrocessione diretta, diciamo così, almeno delle due squadre, ecco. Sicuramente sì. Un girone che il mister conosce benissimo perché l'ha fatto con San Gregorio, che ha portato lui stesso in promozione. Col filo caso. Anche col filo caso, quindi chi meglio mister Maiolo, San Luca che rispetta i favori del pronostico, ma San Luca che, diciamo la verità, è una squadra che era stata costruita per l'eccellenza, perché forse aveva fatto domande di ripescaggio, voleva prendere un titolo, insomma nulla da scoprire di questo San Luca. San Luca è come il Corigliano in eccellenza, è una corazzata che sta facendo... Come la vedi la finale di Coppa tra San Luca e Corigliano? Sapendo che giocano a Palmi e quindi arriveranno un bel po' di tifosi del San Luca. Io non sono d'accordo molto con Massimo che la dà per scontata. Pure io. Una partita secca. Anche perché ha già bastonato Siderno, ha bastonato Isola Caporizzuto. Sarebbe una grandissima sorpresa. Forse non so da quanti anni non vince una squadra di promozione. Io sinceramente, dovessi fare un pronostico, direi 3-0 per il Corigliano. Sinceramente, la vedo proprio chiusa. Messaggio da casa, pronostico secco per tutti. Chi vince la Coppa Calabria? Mister Perrone. Coppa Calabria, ancora siamo alle semifinali. No, io credo intendessero la Coppa di Italia Dilettanti. Corigliano, okay. Io dico Corigliano. Io dico alla fine la sponderà il Corigliano, però come dice mister Maiolo, sì, è una gara secca, quindi si potrà vivere anche sugli episodi la partita. Mister Maiolo, più favorito il Corigliano, penso di sì, però non è facile. Io tifo per mister Canonico, che fa il secondo a San Luca. Secondo a Panarello. Sì. Quindi dice più San Luca. Una partita da gol forse sarebbe. Alla fine giocare. Se perdo non perdo nulla. Corigliano ha vinto l'unico. La favorita numero uno, quindi alla fine. Come lo vedi questa secco la squadra. Io mi sbilancio ancora di più. Vedo pareggi supplementari. Pareggi supplementari? Addirittura. Sì. Questa è una sorpresa. Come azzarda sempre. Ci sono i rigori eventualmente, Massimo? Certo. Sì. Ma chiaro. Altro da aggiungere sulla promozione girone B? Al volo, dai. Andiamo avanti. Possiamo per parlare dei gironi dei nostri ospiti. Della prima categoria. Bene. Allora, gentili spettatori, mandiamo un piccolissimo break, così beviamo un goccino d'acqua e ci ritroviamo tra 5 minuti per parlare di prima e seconda categoria. Vai, regia. Alessio Melino ha soverato, solo da noi tutte le migliori marche. Peterè, Colmar, Blauer, Polo Ralph Lauren, La Martina, Brooke Brothers, Jackerson, Nick Wave, Siviglia, Roy Rogers, Cesare Paciotti, Alberto Guardiani, Berlaycom, Premiata, Atlantic Stars, Diadora Heritage, LBM 1911, Paoloni, Canali, Alessio Melino, per farti distinguere, in via Santa Maria 15 a Soverato. Gli pneumatici della tua auto si fidano di un solo centro, quello di Salvatore Corasaniti. Salvatore Corasaniti è rivenditore autorizzato Continental e ti offre solo il meglio. Equilibratura, convergenza elettronica, assetto computerizzato con sistema Hunter, raddrizzatura cerchi, pneumatici delle migliori marche a prezzi imbattibili. E se rimani in panne, Salvatore Corasaniti interviene sul posto con un furgone attrezzato e può fornirti a noleggio l'auto di cortesia. Salvatore Corasaniti, gomme e meccanica leggera per la manutenzione della tua auto a Davoli Marina in via Nazionale 0967 71 506 oppure 338 71 00 982. Dolciaria Monardo, una tradizione lunga tre generazioni, dall'antica arte dei mostaccioli fino ai brand recenti, Monardo, Cupido, Monfruit. Oggi l'azienda produce foglie di miele, latte di mandorle, cioccolatini vari, torroni e tante altre specialità che esporta in tutta Europa, Australia, America, Cina e Giappone. L'azienda è sita in località Carro Monaco a Soriano Calabro. Telefono 0963 352920. Dolciaria Monardo, il lato dolce della vita. Una scelta innovativa e di qualità a Chiaravalle Centrale.
2D, ricambi per auto, macchine agricole, movimento terra, autocarri e autobus. L'azienda garantisce i migliori oli, filtri e additivi nel settore auto, macchine agricole, autocarri e movimento terra. Esclusivista di zona Vernici Industriali Sestriere. Da Autoricambi 2D, pneumatici per veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra. Trattiamo le migliori marche e siamo esclusivisti di zona per BKT, prodotti per auto sportive. Siamo assortiti di kit motori, ingranaggi freni e alberi di trasmissione per qualsiasi veicolo agricolo e industriale. Prenotiamo qualsiasi tipo di ricambi. Consegna in 12 ore. Autoricambi 2D, in contrada Piano Serra, Bivio Clemenza, a Chiaravalle Centrale. Telefono 0967 98 12 53. Ci trovate anche a Satriano Marina, Viale Europa, località Laganosa. Il centro di fisioterapia e riabilitazione PhysioLife del dottore Eugenio Muzzi svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione dalle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive, ortopediche, sportive traumatiche e post-traumatiche. Si avvale di un'ottima preparazione teorica e pratica in continuo aggiornamento per offrire ai pazienti la massima professionalità e competenza nel settore, in ambulatorio e a domicilio. Il tutto con diverse attrezzature e apparecchiature all'avanguardia. Onde d'urto, tecar terapia, tapping neuromuscolare, criocompressione e altri. Specializzato in riabilitazione sportiva a Coverciano, già fisioterapista del Catanzaro Calcio e della Vigor Lamezia. Il dottore Muzzi riceve per appuntamento e per una diagnosi in loco presso lo studio in via Pitagora 3 a Davoli Marina. Per info 0967 70 559. Nel borgo di Torre di Ruggero, alle pendici delle serre, tra i profumi ed i colori di faggi e castagni, si erge l'elegante sala ricevimenti Madreperla Resort, un vero paradiso all'improvviso. La sala unica nel suo genere ha una capienza di 300 posti. Le ampie vetrate permettono di ammirare le bellezze naturali circostanti e l'elegante piscina che fa da cornice all'incantevole zona esterna. Grande cura e attenzione è dedicata alla cucina, proponendo piatti della tradizione mediterranea con qualche rivisitazione innovativa dello chef. Al Madreperla Resort gli ospiti possono godere di un ambiente incantevole e raffinato, luogo ideale dove festeggiare qualunque evento privato e non. Tutte le sere a cena e la domenica diventa il luogo ideale per pranzare con tutta la famiglia. A Torre di Ruggero, Contrada Balena, 0967 98 1608. Madreperla Resort, dove i sogni diventano realtà. Prevenzione e cura sono oggi le metodiche più importanti ed efficaci per combattere le malattie dei nostri tempi. In questo contesto, il Centro Radiologico e Poliambulatorio Phoenix a Chiaravalle Centrale si pone l'obiettivo di assicurare un alto servizio. Il centro si avvale di personale altamente qualificato con medici radiologi, ecografisti e tecnici di radiologia altamente specializzati. Il poliambulatorio risponderà ad ogni esigenza con specialisti in diversi campi. Con una dotazione strumentale di ultima generazione, il centro si propone di offrire un qualificato servizio di consulenza diagnostica e specialistica anche a domicilio. Unico nel suo genere in tutto il comprensorio, sarà un valido supporto ma anche un ottimo sostituto della rete ospedaliera. Phoenix, via Foresta, Chiaravalle Centrale. Per informazioni o prenotazioni 0967 92 580. Il centro ha attivato agevolazioni per esami in fascia economica. Il punto sicurezza di Satriano Marina è specializzato nel vasto mondo della sicurezza, con l'intento di fornire le risposte più adeguate alla domanda di sistemi di protezione e controllo della casa. Da noi, la duplicazione di chiavi, incluse quelle della tua auto o moto, è effettuata con macchine elettroniche di ultima generazione, la duplicazione di tutti i radiocomandi presenti sul mercato, la rapida realizzazione di cilindri a chiave uguale, la sostituzione di serrature a doppia mappa con cilindro europeo di sicurezza, sistemi di gestione elettronica degli accessi anche attraverso l'uso dello smartphone, dispositivi di domotica e controllo a distanza. Abbiamo inoltre un servizio di pronto intervento sempre disponibile H24. Chiamando il 371 3559 089 un operatore si metterà a disposizione per risolvere ogni tipo di problema. Affidati al punto sicurezza di Satriano Marina in Viale Europa 40. Per noi ogni cliente è un cliente unico e merita il massimo sempre.
chiedi un sopralluogo con consulenza gratuita allo 0967 522457. Ben ritrovati in studio, gentili spettatori, per andare a seguire questa seconda parte di Sport Life. Nella prima parte abbiamo parlato con i nostri ospiti, che stasera sono tre mister di quelli con la M maiuscola, mister Perrone della Garibaldina, mister Maiolo della Caccurese e mister Alessandro dell'Atletico Maida, unitamente naturalmente a Massimo Scerbo, di quelli che sono i campionati di eccellenza e promozione. Adesso non mi dilungo oltre, perché dobbiamo andare a parlare della prima categoria, che vedono protagonisti appunto due dei nostri tre allenatori, per cui direi di andare subito a vedere risultati e classifica della prima categoria Girone A. Regia. Eccoli qua. Bisignano Rose City 0-1, New Academy Fuscaldo 1-0, Pratoro Sant'Agata non disputata, Rocca Cetraro 4-1, San Lucido Montalto 0-2, Tavernese Geppino Netti 2-1, Diamante Amendolara 2-1. Ha riposato il Mirto. Classifica. Prator 30, Sant'Agata 28, Montalto 27, Rose City 23, Tavernese e Mirto 21, Rocca di 20, Bisignano 19, Geppino Netti 16, New Academy e Diamante 13, San Lucido 11, Fuscaldo 8, Amendolara 6, chiude il Cetraro a 5 punti. Massimo, ti do non più di 3 minuti per raccontarci come mai è stata sospesa la partita e come vedi questo campionato di prima categoria Girone A. La partita non si è proprio giocata per impraticabilità di campo. Il Real Sant'Agata, che è secondo, quindi ha due gare da recuperare, di cui una il 6 gennaio a Rocca Imperiale e l'altra è lo scontro al vertice che si doveva giocare Praia Real Sant'Agata. Quindi è un campionato che nel vertice è tutto da decifrare, perché comunque le due squadre che sono davanti hanno delle gare da recuperare, uno tra l'altro lo scontro diretto. Però tra le due litiganti io non sottovaluterei l'unica squadra imbattuta, che è il Montalto di mister Cipparrone, che sinceramente non è secondo a nessuno, nonostante la forza del Praia, che è la favorita d'obbligo, e il Sant'Agata con quell'attacco segue a ruota. Però non darei mai per morto mister Cipparrone con il suo Montalto. Si è risvegliato il Rose City nelle ultime settimane, dopo un inizio alla grande e un metà campionato così così, adesso si è risvegliato alla grande. Io in questo girone quelle tre squadre sono troppo superiori alle altre, sinceramente. Vedo difficile come una quarta possa inserirsi, non solo per la lotta al vertice, ma anche per poi in una coda playoff. Mentre dietro c'è la Mendolara, che si è rinforzata parecchio, perché ha preso praticamente quattro giocatori che l'anno scorso le avevano permesso di arrivare alla finale playoff, che sono Rozzanski, il portiere, ed Angelo, il capitano, difensore centrale, il bomber, Aziz Gerar, è sposato, che era l'ex capitano del Marina di Schiavonea, che è andato a Mendolara. Sì, Rozzanski aveva già esordito la settimana scorsa, gli altri tre hanno giocato ieri. Quindi la Mendolara nella seconda parte di stagione potrebbe rifarsi, sicuramente con questi quattro innesti. Hanno perso uno spareggio con il Diamante, che era un tantino avanti. Io penso che potrebbe giocarsela per la salvezza. E Cetraro? Cetraro difficile, anche perché non ha il campo, è sempre ospite. Anche lì sul Tirreno c'è questo problema dell'impiantistica, Cetraro a Cappesa. Difficile. Bene, allora chiudiamo il discorso sulla prima categoria di Girone A. Dobbiamo correre, perché dobbiamo dare ampio spazio ad altri due gironi della prima categoria, per cui ci andiamo a vedere il servizio sulla prima categoria Girone B e poi ci ritroviamo in studio per commentarne insieme. Vai regia. Sulle immagini del match Pallagorio San Mauro, gara che ha visto gli ospiti trionfare per 5-2 sui padroni di casa, andiamo a raccontare questa domenica calcistica del campionato di prima categoria Girone B. La Caccurese vince il big match del giorno a Santa Severina grazie a una rete del giovane Lacaria e, in attesa del recupero tra i padroni di casa e lo scandale, allunga più 7 il proprio vantaggio. Si riavvicinano il Rogliano, che batte 3-0 il Campora nell'anticipo, e lo Sporting Catanzaro Lido, che era andato in vantaggio a San Giovanni in Fiore prima di essere raggiunto dai padroni di casa. Rocca Bernardo e Kennedy sciupano gli impegni casalinghi e si fanno fermare entrambe sul pari. Il Cerva liquida 3-0 il Comunicando e lo lascia ultimo in classifica. Grazie mille regia. Mister Maiolo, stavamo guardando le prestazioni di questo attaccante di San Mauro. Credo che forse gli possa dare una mano per risalire la china, perché il girone d'andata non è stato dei più rosei per la squadra di Rimpettaia, diciamo così. Ma oltre a lui hanno anche tesserato altri giocatori, tra cui il mio ex portiere Pullano,
Leo De Bono è un difensore centrale ex Cutro e quindi sicuramente possono lottare sicuramente per la salvarsi. Non credo che, come detto in precedenza, ammaineranno bandiera bianca, anzi, no, no, assolutamente, per mantenere la anche perché per quanto riguarda la salvezza il Palagorio ha fatto invece il contrario, ha ceduto l'attaccante Palermo e quindi già la situazione era quella che era, sì. Adesso è un po' peggiorata. È la cosa principale è che ha perso mister Bonanno il Palagorio. Questa è la ma l'aveva perso già da un bel po', quindi, Veramente forse quello era il fattore di spinta. Sì. Sarà difficile, anche se è rientrato Forcinito, però... Ma io lo che succede a Isola, la squadra lo sbando, chi ha mandato il messaggio non sa che gliel'ho già fatta io la domanda. Perrone, chi ha possibilità di più? L'abbiamo già fatta anche questa domanda, per cui lasciamo perdere. Andiamo a vedere il risultato della classifica, regia, della prima categoria, girone B. Eccoli. Cerva comunicando 3-0, Kennedy Cus PSG 1-1, Rogliano Campora 2-0, Pallagorio San Mauro 2-5, Rocca Bernarda Scandale 1-1, Santa Severina Caccurese 0-1, Stelle Azzurre Sporting Catanzaro Lido 1-1, ha riposato il Sillanum, classifica. Caccurese 34, Santa Severina 27, Rogliano 26, Sporting Catanzaro Lido 24, Kennedy e Rocca Bernarda 21, Cerva 19, Scandale, Campora e Cus 17, Sillanum 15, Stelle Azzurre 13, San Mauro 11, Pallagorio 6, chiude il comunicando a 3 punti. Mister Maiolo, diciamo la verità, dopo la sconfitta di Rogliano, parecchie voci di corridoio paventavano anche una possibile, come dire, rottura all'interno dello spogliatoio della Caccurese. È rientrato tutto e credo che i risultati diano ragione poi alla dirigenza e anche a voi. Guarda, sono stati sempre solo voci e voci che ci sono fino a ieri praticamente. Non so da dove sono uscite queste notizie di smantellamento. Perfetto. Noi siamo andati a Rogliano e ci tengo a precisarlo perché siamo andati con la rosa ridotta per varie circostanze. Noi siamo andati l'1 dicembre quando per noi il mercato in uscita era già aperto e in entrata no. E quindi Pugliese ceduto a Rocca Bernarda già non c'era, Riolo svincolato già, in lista di svincoli già non c'era, mentre in entrata non potevamo prendere nessuno. Più Fabiano squalificato, Basile infortunato, Anellino per motivi di lavoro. Quindi siamo andati lì con la rosa ridottissima. E da lì è nata questa situazione che Basile andava al Cotronei, Ambruso, sì. Non ti dico. Un trantrano di voci. Gente che si allenava con me e dicevano che si era vista da un'altra parte. Non lo so, sinceramente forse ci sperava qualcuno. Ma forse non è così. Stabilizzare l'ambiente. Ma noi siamo stati sempre tranquilli. Anzi, è un motivo in più per fare bene, per dimostrare che tutto questo non era vero. Senti, posso dire una cosa? Come mai hai deciso di accettare questa scommessa della Caccurese? Ma sinceramente il mio obiettivo era rimanere a Isola, però la Juniors regionale rispetto alla Juniors nazionale è tutta un'altra cosa. C'è stata la chiamata della Caccurese dopo l'esperienza a Petronà, io questa categoria l'avevo già fatta 2 anni consecutivi col Sant'Anna, mi ci vedo bene in queste categorie, quindi ho accettato tranquillamente, anche vabbè, se la distanza... Se dici così però a Caccuri penseranno male, perché dicono loro vuole rimanere in prima categoria, non credo, no? Io, ti ci vedi bene, però ambisce a salire in promozione. Io penso il giorno... No, guardo alla partita prossima, al prossimo anno non ci penso minimamente. Senti, prima ti ho detto delle squadre che temi di più, hai fatto una rosa di 3 squadre. Mi dici quelli che finora sono forse le delusioni di questo girone d'andata? Guarda, inizialmente molti davano per favorito il Campore e il Rogliano, anche perché una squadra che annovera in avanti due bomber come... Casciaro e De Luca, per me è una delle delusioni. Ma adesso si è rinforzata con l'acquisto di Okorogi, da Roggiano. Sicuramente, questo forse in prima categoria non ci ha mai giocato, immagino. No, anche loro probabilmente punteranno a risalire per fare i playoff e farli da protagonisti. Però il Rogliano non è da meno, il Rogliano c'è un allenatore che in questa categoria non c'entra nulla. È una squadra forte, hanno un campo grandissimo dove è difficilissimo giocare per tutti, non a caso le hanno vinte tutte tranne la partita persa a tavolino, quindi è una di quelle. Poi ci metto anche lo Sporting Catanzaro che con il bomber Giglio sicuramente ha alzato l'asticella. Mister Perrone, una squadra di rimpettaia a te, il Sillanum, forse è una delle delusioni di questo girone d'andata? È una squadra che io ricordo con affetto perché comunque ho iniziato lì ad allenare. Quindi io ancora giocavo, poi
c'è questo gruppo di dirigenti che sono giovani comunque, hanno tanta passione, poi Silano è Scigliano, il paese, un paese... Ma tu hai allenato prima o dopo Simone Corrente? No, prima. Prima di Simone. Io ho allenato quando ancora eravamo proprio... Ah, quindi poi all'ABC. Simone è arrivato in seconda, poi in prima e poi ha lasciato, ecco, diciamo. Sì. È un gruppo di ragazzi che sono davvero vogliosi di fare calcio, poi è un paese piccolo, mille anime più o meno, però sono ragazzi davvero che ci mettono il cuore e l'anima per cercare di fare bene rispetto ad altre realtà che sono tutte più organizzate e attrezzate. Ha dei giocatori importanti, vabbè, l'allenatore giocatore Diego Burgo, vabbè, che conosciamo tutti, io poi ho un affetto particolare a Diego Burgo perché eravamo insieme a Conflenti in prima categoria, io, lui e Stranges. Quando poi lui ha fatto il salto, aveva 17 anni, ha fatto 30 passa gol, quasi 35, non so se ti ricordi. Ha fatto questi 35 gol in prima categoria e poi l'ha acquistato la Vigor Lamezia, quindi eravamo insieme, io ero già più grande ovviamente. E poi hanno Pasquale Talarico che è un altro giocatore di spessore, hanno Giovanni Gallo l'attaccante, diciamo che qualcuno del campionato diceva che era una delle squadre che poteva inserirsi nel lotto playoff, che Sacco poteva, in porta, che Sacco in porta che è un lusso, cioè, lui è di Soveria, Sacco, e siamo molto amici, effettivamente è un giocatore che ti fa la differenza in pre-categoria, è davvero un valore Gallo aggiunto. Se non erro che era Bianchi Gallo, che... Giovanni Gallo, bravo davvero, un bel giocatore e magari qualche risultato è andato male, perché poi loro hanno un campo, lui lo sa, il mister è piccolo, che non so, è un'arma a doppio taglio, può essere un vantaggio come può essere un vantaggio per loro che ci giocano, perché alla fine la squadra avversaria ci fa una partita e poi va via. Però per chi vuole magari provare a costruire, a fare gioco, lì non è facile, quindi... Infatti hanno perso diverse partite in casa. Sì, ne hanno perse due, mi sembra. Io li seguo, perché comunque è un girone che seguo, perché mi era la fetta a Silano, ma in più seguo anche molto il Rogliano. Volevo spendere una parola per... Nel Rogliano ci gioca Sidoti, che forse conosci, sì, Fabio, sì, che è un mio caro amico che ha avuto dei problemi molto seri in passato e ora è ritornato a giocare. Preparatore atletico del Cosenza, del Giovane del Cosenza, adesso fa lì il duplice ruolo di preparatore più giocatore. Sono contentissimo perché io ho visto la partita Rogliano-San Severino, che poi è stato dato lo 0-3, sì, e dove lui ha anche fatto gol, e sono contentissimo di averlo visto giocare perché viene da anni davvero difficili. E ora invece si è ristabilito e Rogliano ha un'ottima squadra, anche se il mister si nasconde, ma anche la Cacurese era tra le favorite. Ci mancherebbe. Senti mister, noi dobbiamo migliorare il quinto posto dell'anno scorso anno, quindi ci siete. Penso che siamo in linea. Vabbè, sì. Si butta avanti, si butta, è ovvio. Ma siamo in linea. Senti mister, il Cerva come lo vedi per il campionato di ritorno? Credo che sia una brutta cattura. Il Cerva è una squadra importante con l'acquisto ultimo di Mattia Berlingeri lo scorso anno in Dia Isola. Nicoletti dal Rocca Bernarda, Donnini che l'ho avuto con me a Petronà, che i suoi va sempre in doppia cifra, i suoi gol li fa. Hanno perso, penso momentaneamente, Marrazzo che si è svincolato, ma soprattutto per curarsi, quindi potrebbe anche essere ritesserato dopo. E poi è un campo molto ma molto ostico. Hanno la semifinale di Coppa Calabria contro il Prato, contro il Praia. Non delle più semplici. È una mina vagante, questa sarà una mina vagante, può anche inserirsi con due o tre risultati consecutivi. Mister Alessandro, mentre la regia manda il video del gol del pari di Russo, della Kennedy, sì, in casa, come vediamo il campionato delle due catanzaresi? Catanzaresi intendo Kennedy Sporting Catanzaro Lido, credo che siano due squadre con una classifica tranquilla finora, con un'ambizione eventualmente a guardare i playoff, come diceva anche mister Maiolo. Sì, sicuramente sì, in particolare lo Sporting credo che con l'acquisto del Bomber Giglio abbia dato un segnale molto, molto forte, per cui... credo che questa seconda parte di campionato, in particolare per lo Sporting, possa essere una seconda parte importante. Per il primo posto difficilmente, anche se il mister giustamente deve tenere... Sta cercando qualche pezzo di ferro da toccare. Sì, ambizionamente è un'impresa andare a riprendere. Sì, sarebbe un'impresa. Però credo che in ottica playoff possa... Ma che è di un campionato tranquillo, visto che ormai è 21, diciamo che... Credo di sì. Lontano sicuramente dai play-out, magari valorizzando qualche ragazzo interessante, prendendosi qualche bella soddisfazione da qui alla fine. Mister Maiolo, per quel che riguarda invece il discorso retrocessione... Abbiamo parlato oggi del San Mauro, che è una squadra che si è rinforzata tantissimo. Parlagoria e Comunicando, le vedi un tantino spacciate oppure possono dire ancora la loro? No, secondo me non vedo come possano salvarsi. Mi dispiace per gli amici di Parlagoria,
ma anche se loro sono tranquilli anche in questa situazione, è una società molto tranquilla che fa della disciplina il suo fiore all'occhiello. Perdendo Palermo, secondo me, è un segno di rete, un segnale negativo. Le altre si rinforzano, l'Azzurra hanno ripreso il San Mauro, che sembrava una di quelle delle tre, si è rinforzata, non ha ancora vinto in casa, stranamente, però viene da due risultati fuori casa roboanti, una Santa Severina, e con questo Diallo in avanti sicuramente nulla può dire la sua, diciamo così. Tra l'altro, Massimo, ringraziamo il San Mauro, perché ogni settimana abbiamo le immagini, sì, sia in casa che fuori casa del San Mauro. Veramente. Quindi sì, ringraziamo la buona Mimì che ci permette questo. Ringraziamo anche Stadio Radio per le immagini del bocale e per quelle a cui attingiamo settimanalmente per fare anche in questo caso diverse campionati che andiamo a trattare. Cos'altro aggiungere a questo campionato di prima categoria, Massimo? No, abbiamo detto magari tutto. Che il mister non ha detto perché non voleva sbilanciarsi. No, abbiamo detto tutto, ma la classifica parla chiaro, il mister può dire quello che giustamente deve dire, perché comunque anche lui ha una squadra da tenere sulle spine per un girone di ritorno, è uno di andata che ancora non si è concluso, quindi obiettivamente per le altre squadre sarà una grandissima impresa cercare di andare a riprendere questa Caccurese, che è davanti, ma soprattutto è una squadra quadrata, quindi non è una squadra allo sbando, quindi è difficile, è una squadra lanciatissima, che a me ha sorpreso l'addio di Pugliese, se devo essere sincero, mi ha sorpreso tantissimo, perché se non sbaglio era anche il capitano della squadra. Pugliese è stata una scelta personale. Quindi ha sorpreso tantissimo questo cambio. Deciso di andare via. È difficile via. Vedere un giocatore che è capitano di una squadra, sta andando a vincere magari un campionato e per una sua scelta cambia. Tra l'altro veniva da, mi sembra, da due o tre stagioni dove è sempre andato in doppia cifra, anzi lo scorso anno 29 gol. Un addio clamoroso. Penso uno dei più clamorosi di questo mercato. Noi ce non teniamo. Loro vinceranno comunque il campionato. Pugliese non lo vincerà il campionato. Quindi credo sia una scelta inspiegabile. Stranissima. Dove è andato? Domenica me lo trovo con Rocca Bernardo. È andato a Rocca Bernardo. È andato via Garofalo. Sì, Garofalo è andato in terza categoria. Non l'ha carezza. Mi ha sorpreso. Voleva ritirarsi. Sì, quindi. Chi? Francesco Garofalo. Pure Zannino. È andato dalla Vigor al Soriano, Zaffino dalla Vigor al Soriano, e adesso è andato a Serra per giocare in terza categoria, cioè uno che ha fatto 29 gol l'anno scorso in promozione. Scelte personali, però questa di Pugliese è veramente, credo sia singolare. Domenica verrà a farci visita. Uno che nel suo ruolo deve essere intelligente, tra parentesi mediano, poi non può trasmetterlo in campo, anche come allenatore. E il bello è che ci mandano una foto di te con la coppa dell'anno scorso degli amatori. Ammazza, questa è la finale che abbiamo vinto con la Palmese. Fai pure una bella figura da allenatore. Da giocatore. Da giocatore. Questa è la finale che abbiamo vinto con la Palmese l'anno scorso, a Torino. Eh sì, saluto gli amici della Sider, tra cui il presidente. Finale unica. Il presidente Pino Trigilio. Finale unica con la Palmese. Passione. Sì. Finale unica a Catanzaro. A Catanzaro. Sì. Risultato? Abbiamo vinto nettamente, però non mi ricordo, 3-0, 4-1, al federale, 4-0, avete giocato, dove avete giocato? Al federale. Quindi proprio nettamente superiori siete? No, lo eravamo l'anno scorso, vabbè, poi è un campionato amatoriale. E quest'anno come siete messi in così? Siamo primi. Siete primi? È una grande squadra. Tutta gente. Giocato pure contro, abbiamo giocato pure contro il Cutro di Celaleone. L'anno scorso il Cutro era una buona squadra. Ma anche loro non scherzano. Il Cutro vince sempre il girone, poi. No, ma te l'ho detto, poi dopo quando deve andare avanti si ferma. Ma perché se Burgo gioca allenatore e giocatore, tu non hai mai pensato di farlo pure in. No, ma io sinceramente, guarda, io rispetto l'amico Diego, però io credo che, cioè, poi non lo so in pre-categoria, ma lo so perché comunque l'ho allenato e ci ho giocato tanti anni. Però sono categorie importanti dove io preferisco, almeno io preferisco stare fuori, perché effettivamente vedi meglio la partita, tant'è che si scherza un po' anche quando andiamo a mangiare al ristorante con i dirigenti. Vi racconto questo aneddoto oggi, perché dicono: perché mister tu mangi con i giocatori e non mangi con i dirigenti? Alla fine tu non devi giocare, però penso che loro concorderanno con me, c'è un dispendio mentale e psicologico. Io mangio solo un piatto di pasta in bianco e sono a posto, perché poi durante il primo tempo, il secondo tempo ti davvero, cioè, e quindi hai necessità davvero di
di pensare, perché la categoria è importante, sono categorie la prima, la promozione. Io per esperienza personale ho iniziato al Sant'Anna il primo anno come allenatore giocatore, il secondo anno ho dovuto mollare, secondo me non è concepito. E nonostante lui magari è un difensore centrale, io sono un centrocampista, sono ruoli dove comunque un po' ti può aiutare, però perdi di vista tante cose. Molte volte arrivava a casa e diceva, ma forse potevo far così, esatto, al posto di questo e quell'altro, perché sono attimi poi, mentre sì. Giochi devi guidare, devi pensare alla partita, la difesa, devi cambiare, chi è, ma... Esatto, quella volta che loro pensavo, mentre io avevo la palla, mica pensavo che io avevo la palla, pensavo a dire a un ragazzo, sì. Scaldati, cioè. E io avevo la palla. Secondo me Diego ormai è calato talmente tanto nel suo ruolo che lo fa in maniera naturale. Ma Diego, diciamo che è di categoria superiore, quindi magari riesce lui a gestirla, ecco questo. Allora, chiudiamo il discorso sulla prima categoria di Regione B, Massimo? Sì. Cos'altro aggiungere? Se non che? No, perché se non che... La favorita. Sì, la Caccurese vincerà il campionato. Quando si recupera se viene scandale? A gennaio. Il 6 gennaio. Ti inviterai? Io sono netto. Se il mister ricorda, io dissi prima della fine del girone d'andata che con il San Gregorio avrebbe portato il campionato il San Gregorio in promozione. E così andò a finire. Con una partita epica ai tempi supplementari, Giglio che sbagliò il rigore, mister, tu ricordi questi attimi che lui prima citava Giglio, che per lui è un ricordo dolce, perché sbagliò il rigore, poi il San Gregorio vinse 1-0, calcio di rigore di Gregorio Simonetti, se non sbaglio. Mazzo. Al minuto? Alla fine, 80... Sì, verso la fine, sì. Allora, regia, chiudiamo il campionato di prima categoria Girone B, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di prima categoria Girone C e anche qui ne parleremo dopo con mister Alessandro, vai! Nel girone C di prima categoria vincono il Parghelia e il Monasterace, rispettivamente contro Capo Vaticano e San Calogero, e proseguono la corsa verso la promozione. A tre lunghezze di distanza la Valle del Torbido, che non va oltre il pari a Caolonia, e l'Atletico Maida, che riesce ad espugnare Fronti. Ritorna alla vittoria il Badolato grazie alle reti di Cosentino e Lorenti sul difficile campo del Girifalco, mentre si aggiudicano l'intera posta in palio sia il Mileto che la Nuova Valle. Brutta sconfitta del Chiaravalle allo stadio comunale Franco Maellare, una squadra, quella vista ieri, irriconoscibile, senza gioco, senza cuore, senza umiltà, regalando un bel pacco dono prenatalizio al Bivongi. Questi ultimi ringraziano e si portano a casa i 3 punti, che consentono di rimanere nelle zone alte della classifica, mentre per i locali incomincia a farsi pericolosa la situazione, anche per i nomi che ci sono nella rosa di mister Mantello. Questi gli highlights. Parte bene il Chiaravalle e i Gualtieri, crossa per Claudio Maida che non ci arriva. Replicano gli ospiti e Guerrieri para con difficoltà la conclusione di De Masi. Al 28esimo è Claudio Maida a sparare dal limite, il tiro è di poco alto. Un minuto più tardi è Andrea Maida a far gridare al gol, ma il colpo di testa è fuori. Al 31esimo è bravo l'estremo difensore ospite a deviare in angolo il tiro di Rauti. E un minuto dopo, ancora Fuda, si salva in angolo. Nella ripresa i locali alla ricerca del gol che non arriva. Maida fallisce da buona posizione al 12esimo. Al 14esimo De Giorgio si invola sulla fascia, mette al centro e i difensori ospiti si salvano con affanno. Al 20esimo viene annullato un gol al Chiaravalle per fuorigioco, giusta la decisione del direttore di gara Russo di Crotone, buona la sua direzione. Con i locali che si spingono in avanti ne approfittano gli attaccanti ospiti che si fanno pericolosi con questo tiro di Panaia che finisce di poco alto. Alla mezz'ora arriva il vantaggio ospite con questo autogol di Carchedi che devia il tiro di Panaia lasciato inspiegabilmente solo. Reagiscono i locali e sfortunata al 47esimo Claudio Maida, il suo colpo di testa si stampa contro la traversa con Fudo ormai battuto e al triplice fischio finale euforia tra gli ospiti mentre i giocatori locali escono tra i fischi degli infrendoliti tifosi. Ora c'è bisogno di riflettere su queste sconfitte che arrivano nei minuti finali. Qualcosa sicuramente non va. Sta a mister Mantello spiegare cosa succede.
Grazie, regia. Prima di parlare con i nostri ospiti, è arrivato un messaggio. Buonasera a tutti, un abbraccio a te Gregorio e a Massimo. Poi un saluto all'amico Maiolo e salutami mister Alessandro. E per fargli capire chi sono, gli dici il carabiniere di Filadelfia. Grazie e auguri di buone feste a tutti. Chi è il carabiniere di Filadelfia? Ma non ho capito da dove è arrivato. Non saluto a tutti e mi hanno detto di dirti per capire chi è il carabiniere di Filadelfia. Ma sarà Francesco Plantè? No. Non ho la minima idea di chi possa essere. Non l'abbiamo capita. Eventualmente quella cosa che mi non fa niente per sbloccare. Vabbè, questa qui, vediamo qualche altro messaggio. Forse fa servizio a Mammola, forse. Mario Russo, ad Alessandro. Non l'abbiamo capito. Ciao Mario, grazie dei saluti e buonasera pure a te. Allora, prima di parlare, andiamo a vedere la regia. Risultato e classifica della prima categoria Girone C. Caulonia, Vallata del Torbido 1-1, Chiaravalle Bivongi Pazzano 0-1, Ierax Nuova Valle 1-3, Monasterace San Calogero 2-1, Pargheria Capo Vaticano 2-0, Real Mileto Pianopoli 3-1, Fronti Atletico Maida 2-3, Girifalco Badolato 1-2. Classifica. Pargheria 33, Vallata del Torbido, Monasterace Atletico Maida 31, Bivongi 28, Capo Vaticano 26, Caulonia 25, Fronti 22, Badolato 20, Chiaravalle 16, Girifalco e San Calogero 14, Nuova Valle 12, Pianopoli 7, Real Mileto 6, chiude lo Ierax a 0 punti. Massimo, continua questo campionato di prima categoria. No, io vedevo il mister guardare la classifica perché secondo me sta nella sua testa c'è veramente... È da manicomio, questo girone sinceramente è da manicomio, perché comunque io dico, il Pargheria è una corazzata, il Capo Vaticano ha fatto un mercato stravolgendo la rosa, la sua squadra 9 risultati utili consecutivi e non è prima, cioè veramente la Vallata del Torbido che prende Denaro, che prende Spadola, che prende Rigitano, cioè... Obiettivamente il Monasterace di Mister Città, cioè il Caulonia, anche tantissimi risultati utili consecutivi, forse è andato anche oltre le aspettative. Cioè io sinceramente non saprei cosa dire, mister. Cioè, a cosa ti gira in testa? Che sicuramente è un campionato molto appassionante, tantissimo, molto stimolante, per niente scontato, e quindi credo che sarà veramente... bello giocarlo, arrivare fino in fondo e vedere come andrà a finire. No, veramente l'abbiamo detto. Allora, è inutile, sanno tutti la stima che ho per il mister, da tantissimi anni che lo seguo, anche prima di Calabria Dilettanti, lo seguivo perché mi appassionavano come giocavano le sue squadre, l'avevo visto da spettatore alcune volte. Per questo è venuto quel giorno alla partita con il Badolato. Però sinceramente avevo capito che non era la giornata adatta, mister. Però sinceramente io obiettivamente non riesco a capire come il Pargheria possa perdere questo campionato, perché a parte gli scherzi è una rosa che obiettivamente non ha nessuno, perché Cordiano, Nesci, Fanelli, Soriano e Toscano adesso dalla Rombiolese, i due portieri Bombai e Comerci, cioè obiettivamente Barbuto e Staropoli in difesa, cioè una squadra che obiettivamente non può perdere questo campionato. Però poi vedo le altre e dico, ma anche le altre adesso hanno delle rose attrezzate. Se poi ci mettiamo l'Atletico Maida, che viene da una retrocessione e vuole ritornare con lo spirito del mister, anche il Caulonia con lo spirito di mister Squillace, un campionato veramente appassionante fino all'ultima gara. Forse mister Alessandro, in questo campionato più che negli altri decideranno gran parte dell'esito della finale gli scontri diretti. Sicuramente, perché qui i punti non sono 3 ma credo che siano 6. Sì, sicuramente gli scontri diretti faranno probabilmente la differenza, però credo che ci sono squadre che in questo mercato di riparazione hanno un po' cambiato fisionomia. Mi riferisco al San Calogero, Mileto stesso, che sembrava così avviato a un campionato purtroppo negativo, invece ha fatto qualche buon innesto. Quindi non mi sorprenderei molto se in qualche partita dove magari non ci si potrebbe non aspettare dei risultati sorprendenti, invece potesse venire fuori qualcosa di particolare. L'ho detto prima, sicuramente è un campionato dove le pretendenti sono tantissime. Senti, il Capo Vaticano esce un po' ridimensionato dalla domenica? Ma io credo di no, ridimensionato no, bisogna capire che il Capo Vaticano ha cambiato tutto, praticamente tutto, dall'allenatore a sicuramente l'11 di base.
ha preso giocatori che... Più gli infortuni di Simonetti e Mangano che hanno rotto il menisco entrambi, quindi... Sì, ha preso giocatori che comunque sono giocatori di altissimo spessore, però è ovvio che sarà necessario un tempo utile per trovare l'intesa giusta, trovare gli equilibri giusti. Come dicevi prima tu, Massimo, lì, Parghelia già aveva un organico di assoluto valore. Se poi tu a questo organico metti dentro gente come Soriano, che oltretutto nel nostro campionato è più grande, metti dentro Toscano, è chiaro che il livello e l'asticella l'alzi ulteriormente, ma anche la vallata del Torbi, insomma, ha preso gente come Denaro, Spadro, insomma. Sicuramente un po' tutti si sono concretamente... Sarà molto molto appassionante, sì. Anche perché comunque tu stesso non hai avuto Caruso e De Laudi, diciamo, in questa prima parte, quindi avrai ancora delle frecce al tuo arco da sfruttare. Guarda, da noi c'è un organico di cui io mi sono sempre dichiarato altamente soddisfatto. Non avevamo, dal mio punto di vista, necessità di fare interventi particolari sul mercato, se non per andare a chiudere qualche assenza che per motivi extracalcistici purtroppo si era verificata. Credo che avere la possibilità di mantenere un organico che già si conosce, credo e spero possa essere in qualche modo un vantaggio. Regia, possiamo mandare le immagini dei gol di fronti Atletico Maida? Tra l'altro c'è l'ultimo che praticamente c'è un risultato. C'erano più tifosi del Maida forse che del Fronti a Girifal. Questo è calcio di rigore del Fronti, questo qua. Sì. Questo è del Fronti, sì, il 2-2. Palmieri, il gol di Palmieri sul rigore. Il 2-2. Questo è il gol del? 2-2. Ah, quindi quello che aveva rimesso tutto in parità praticamente. Sì. Allora abbiamo invertito un po' gli uomini. Questo invece è il gol del 2-1 per voi. Questo è il 2-1. 2-1 per voi. Abbiamo invertito i ruoli. E lo dico. Beh, comunque stavo dicendo, Maida 9 risultati utili consecutivi, è un calendario obiettivamente che nel giro di ritorno lo vedrà, credo, abbastanza favorito, perché ad esempio voi avete fatto un'unica sconfitta che è quella di Mammola con la Vallata, sì. Avete pareggiato 1-1 a Parghelia, quindi dovete giocare in casa col Parghelia. Questo è il gol del 3-2. Questo è il gol di Francesco Garofalo, il 3-2 al 92esimo. Che chiedevano prima gli spettatori di mettere con l'audio dei tifosi, che è bello da sentire, ma lasciatemi dire che ci sono anche delle cose che mandarle in TV non sono un granché, però ci sono tanti tifosi che è sempre bello vederlo. Gli scontri diretti da giocare in casa, si fa interessante questa lotta nel giro di ritorno. Anche perché comunque, adesso... Scusami che ti interrompo, Massimo, voglio ringraziarli tutti questi ragazzi, tutte queste persone che ci vengono a seguire, perché tengono veramente tantissimo alla squadra e danno un supporto e un sostegno veramente importante. Adesso giocate con lo Jerax che ha 0 punti, quindi chiudete il girone d'andata. Ma non conta se abbia 0 punti, bisogna affrontare le partite nel modo giusto. Messaggio questo. Auguri a tutti di buone feste da parte del Parghelia Calcio. Non so se lo mandano in maniera ironica oppure se no, ma credo di no, assolutamente. Credo che siano degli auguri sinceri quelli che mandano. Però Massimo, se per il Vertice è un bel campionato, come diceva il mister primo, in fondo non è che è tanto segnato, perché è arrivato un messaggio prima che diceva: da quando ha preso la panchina del Girifalco, mister Cosseri ha conquistato pochi punti, eppure ha dei giocatori di categorie superiori. Ieri comunque ha trovato una super squadra del Badolato. Cioè, Girifalco, San Calogero stesso, Nuova Valle... Nonostante quelle dietro siano tantino di staccate... Il San Calogero con queste squadre non c'entra nulla, obiettivamente. Il San Calogero con queste squadre non c'entra nulla per Blasone, per quella che è stata la stagione scorsa, per i giocatori che ha ripreso. Tant'è vero che ha fatto soffrire tantissimo il Monasterace e ha giocato quasi 85 minuti in 10 per l'espulsione di Antonio Monteleone, che è tornato dal Capo Vaticano. Ah, perfetto. E il presidente del Parghelia, Fabio Muzzopappa. Buonasera, presidente, e grazie per gli auguri. Vai avanti. No. Dicevo che il San Calogero non è da annoverare tra queste squadre. Il Mileto sappiamo che è una squadra che si è rinforzata, però ad esempio sappiamo che lo Jerax, il Pianopoli più o meno hanno mantenuto la loro intelaiatura, quindi sarà difficile centrare una salvezza per queste due squadre. Lo Jerax è quasi disperato, perché comunque 14 gare, 0 punti. Dice tutto. Sarà una bella lotta fino alla fine. Noi del Caolonia lotteremo fino alla fine sotto a chi tocca per batterci con tutti. Quindi anche da Caoloni ci stanno seguendo. Non so se lo dicono con la Mileciosa. A proposito, notizie sul discorso Mileto? Ancora no, ancora no.
può vincere. La classifica dice questo, perché Caulonia stesso che ha fatto tanti risultati, ha come fatto voi. Tantissimi punti, soprattutto poi fuori casa, un rullino di marcia veramente, forse... Diciamo che c'è quel punto interrogativo della gara di Mileto, perché eventualmente con quella sarebbe a 28 punti e già sarebbe molto più vicino. La classifica lo dice... In 6 punti ci sono 6-7 squadre, la stessa distanza che nel nostro girone tra la prima e la seconda. C'è un girone... Diciamo che se uno dovesse scommettere un euro su chi vince questo campionato, credo che non lo scommetterebbe, sinceramente, perché Atletico Maida, scommettiamo Atletico Maida. Ma Massimo l'ha già scommesso. Massimo l'ha già scommesso. Io ho schierato tutti per come... Pizza e birra almeno, ci offrirai. Minimo. Hanno detto che non lo vince l'Atletico Maida. Cioè noi ci scriveremo con te, ma una pizza e una birra ce l'ho. Ma con grandissimo piacere, ma spero di poterlo offrire, ma sarà molto molto difficile. Però... Io a malincuore credo che veramente sarà difficile. Io penso che Pargheria perde il campionato. Ma anche io penso che la gara Atletico Maida Pargheria sarà la gara più bella di questo campionato. Quindi dici da adesso che verrai quel giorno a Maida per la partita? Che giorno è? Subito. Alla terza di ritorno. Subito. Terza di ritorno, quindi prima, seconda, alla prima con chi giocare la prossima? Caulonia. Adesso c'è Jerax, poi Caulonia. La prossima trasferta. Poi andiamo a Mileto, poi viene Pargheria. C'è Jerax, che rappresenta. Gerace, Antonimina. Su. Diciamo che è una squadra giovane, tanti zero ragazzi, punti, tanti giovani, sì, quindi niente di che. Massimo, andiamo a chiudere, siamo in ritardo colossale. Altro da aggiungere? No, appunto, c'è questo ricorso del Colonia che ancora sulla classifica è sub-11 perché l'hanno data ad entrambi persi, sì, sia Mileto che Colonia, però è da vedere perché potrebbe ritrovarsi proiettata a pari punti col Bivongi e aumentare ancora di più questa incertezza che c'è in questo girone. C'è veramente da fare una statua alla squadra che lo riuscirà a spuntare, c'è veramente ci sarà un gioco di sicuramente mentale. Gli scontri diretti saranno tantissimi, viste le squadre che sono impegnate. Sì. Sono quelli che decideranno le sorti del campionato, secondo me. Regia, classifica, risultati classifica della prima categoria girone D, vai. Scillese Bianco 1-0, Borgorecanico Palizzi 0-1, Fortitudo Ludos 2-0, Bovese San Roberto 5-2, Propellaro Ravagnese 3-2, Rosarno San Michel 2-1, San Gaetano Deliese 2-2, San Giorgio Real 5-0. Classifica: Ravagnese 31, Deliese 25, Rosarno, Bovese e Propellaro 24, San Giorgio, Roberto e Fortitudo 23, Borgo Grecanico 22, Scillese 20, Bianco 17, San Michel 16, Palizzi 14, San Gaetano 10, Ludos 8, chiude il Real a 5 punti. Massimo, 2 minuti nei quali la regia manda anche le immagini del gol che abbiamo ricevuto in trasmissione. Vai. No, che è una sconfitta indolore per la capolista che giocherà anche poi la semifinale di Coppa. La Deliese si avvicina vincendo il recupero. Si avvicina il Propellaro che ha ancora una partita da recuperare pure. Sì, però sinceramente la Ravagnese è veramente una squadra forte. Questo è il gol di Spantin, Fortitudo Reggio. Ludos, doppietta di Spanti, il primo sul rigore, il secondo questo calcio di punizione. Anche qui è una lotta appassionante per i playoff, perché ci sono. Questo è il girone delle neopromosse, perché le squadre neopromosse stanno veleggiando tutte ad alto ritmo e sono tutte in zona playoff, tranne la Ravagnese che sta dominando questo campionato, che obiettivamente la squadra di mister preferito ha una rosa abbastanza importante, così come la Propellaro che le ha battute, perché la vera favorita di questo girone era la Propellaro. Quindi... Poi è uscito la Ravagnese, però credo che dopo questa vittoria, secondo me, la Propellaro alzerà un po'. Vediamo. Ok, regia, chiudiamo il discorso relativo alle prime categorie. Perdonami, da ricordare in questo girone che era stata annullata la gara San Gaetano Catanoso Bovese, invece, quindi da ripetere, per errore tecnico dell'arbitro, invece in settimana la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha ripristinato il risultato del campo, quindi San Gaetano Bovese 4-1. Quindi ripristinato il risultato del campo. Perfettissimo. Andiamo a vedere quello che c'è sul campionato di seconda categoria girone C. Regia. Amaroni Guardavalle 1-1, Maggisano Roccadineto 2-2, Marcellinara Albi 1-0, San Pietro Real Fondo Gesù 2-2, Sersalese Sellia Marina 1-5, Sofome Prasaro 1-3, Zagarise Caraffa 1-3. Classifica: Sellia Marina 22, Guardavalle 18, Albi 16 con Roccadineto e Caraffa, Marcellinara 15, Sersalese 14, Sofome 11, Zagarise, Amaroni, San Pietro e Real Fondo Gesù 10, Maggisano 9, chiude il Prasar a 5 punti. Massimo, 2 minuti. Beh, il Sellia Marina con Giuseppe Canino e la Monica ha cambiato passo, il Roccadineto ha perso De Roberto in attacco, quindi era capocannoniere con 10 reti di questo girone che è andato in prima categoria alle Stelle Azzurre, quindi potrebbe essere una perdita grave per il Roccadineto.
C'è quest'Albi che è una grandissima sorpresa alla squadra di mister Salvatore Piccoli, però questo campionato obiettivamente sta prendendo una piega particolare che non ci saremmo mai aspettati, perché comunque l'Atletico Sellemarino è una squadra neopromossa e che alla vigilia non aveva questi, diciamo, il mercato ha portato in dote dei rinforzi che obiettivamente spostano obiettivamente l'asticella. E poi ci sono delle squadre che ambiscono il salto, vedi il Caraffa, pure l'Albi stesso, è l'Albi stesso. Qualche delusione, così il Real Fondo Gesù forse si pensava potesse fare qualcosa in più. È in più da segnalare che è stata annullata la gara Prasar Maggisano per errore tecnico dell'arbitro, che non aveva espulso un giocatore ammonito due volte, quindi il Prasar, grandissimo impatto di mister Caraccio, perché due partite, due vittorie sul campo, però adesso dovrà recuperare la gara con il Maggisano. Regia, possiamo mandare un attimo quella clip su un gol, che volevo fare una domanda ai nostri ospiti. Allora, riusciamo a vederlo, questo è un calcio di punizione, tutti e tre lo dico, praticamente punizione dal limite, calcio a un calciatore, la palla va in porta, non so se si vede bene. Sì. Allora, questo gol è stato annullato dall'arbitro, secondo voi c'è una spiegazione per il quale l'arbitro può annullare una rete del genere? Vediamo. Ma credo che forse l'unica spiegazione è che quella che c'era un giocatore davanti che ostruiva la visuale, del portiere, quindi eventualmente per fuorigioco per fuorigioco, credo. Mister Maioli, non si vede l'arbitro, non so se ha dato punizione in secondo. No, anche perché l'ha toccato il portiere la palla, quindi se era in secondo era gol lo stesso. Non lo vedevo questo. Qualche altro motivo secondo me non ci può essere, dico. A questo punto sicuramente per l'attaccante. Per l'attaccante che era davanti al portiere. Sì. O forse perché era troppo bella la punizione. Non lo so. Io vi dico che a fine gara, interpellata dalla squadra di casa, che è la Maroni, l'arbitro ha detto prima che era punizione in seconda. Poi quando gli è stato detto che il portiere ha toccato la palla, l'arbitro ha detto sì, ma c'era anche un calciatore in fuorigioco, per cui diciamo che lo ha voluto annullare. In queste categorie dove non c'è la terna. Era il gol del 2-0 e la Maroni avrebbe vinto la partita. Poi dove è finita? 1-1, il guardavallo ha pareggiato vicino al 90esimo, se non vado errato. Ne abbiamo viste tante. Molto rammaricato. Se ci hanno seguito il gol annullato sul rigore. Per fuorigioco, quello penso sia l'emblema della stagione. Quello è veramente il massimo. Quello è l'emblema della stagione. L'attaccante che spezza il portiere, ogni settimana lo diciamo, però sinceramente, cioè, se avessero annullato a voi un gol del genere, perché il vostro attaccante che spiazza il portiere, giusto per fare un onore a Giuseppe Canino. Cioè, anche un bambino di 4-5 anni. Io continuo a non il capire. Il gol di Giuseppe Canino, Massimo. Sì, questa è una delle tre reti di Giuseppe. Serzalese Atletico 1-5, uno dei tre gol di Giuseppe Canino. Beh, Francesco, diciamo che Giuseppe Canino in seconda categoria, sinceramente. Sì, non c'entra. Ma comunque hanno pure Tomaselli, Scorza. Sì, Astorino in porta. La Monica. Loccadineto ha perso anche Cusato. Ha perso sia Cusato che De Roberto. Però potrebbe annunciare un colpo importante in avanti. Non lo dico, lo dice. Colpo in canna per il Roccadineto che deve assolutamente rimpiazzare De Roberto. Ha una partita in meno, quindi potrebbe portarsi a meno 3. Sabato recupera. E se annuncia sto colpo. C'è il ritorno in studio da fastidio. Se lo annuncia. Se. Ritorno in prima ci sono tra l'altro anche diverse partite da recuperare in questo momento. Sì, sabato e sabato si recupereranno, ci sono delle partite da recuperare. E al fondo Gesù Prasar e Roccadineto a Maroni. Quindi sabato si recupererà. Sabato. E poi c'è Prasar Maggisano del 6 gennaio. 6 gennaio, perfetto. Andiamo a chiudere, regia, andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di seconda categoria Girone D. Vai, risultati classifica. Filadelfia Nova Calimera 0-2, Napizia Lamezia 1-2, Nicotera Piscopio 1-0, Real Ionadi Acconia 2-4, Real Mortilla Real Pizzo 2-0, San Nicola Sant'Onofrio 4-0. Classifica. Real Mortilla 23, Acconia 19, Real Pizzo e Nova Calimera 17, Piscopio 15, Nicotera 13, San Nicotera 12, San Nicola 12, Filadelfia 11, Sant'Onofrio 8, Lamezia 7, Napizia 6, chiude Real Ionadi a 3 punti. Massimo, scontro al vertice, vinto da Real Mortilla. Il Real Mortilla di Mister Neri è una squadra veramente forte, anche se ha perso Brando che è andato alla Vigor, però è stato già rimpiazzato da Russo che è andato già in rete tra l'altro, e obiettivamente si appresta a una mini fuga comunque, però la Nova Calimera che ha mantenuto l'ossatura potrebbe dare fastidio, il Real Pizzo comunque non è da sottovalutare perché è una buona squadra e si è inserita l'Acconia, che comunque è una grandissima sorpresa perché alla vigilia, visto che aveva perso Brando in estate, comunque ha rimpiazzato questi giocatori con il Serratore
E quindi Lacconia potrebbe dire la sua. Mister Alessandro, che è stato anche vicinissimo ad allenare Lacconia, anzi, forse eri già stato annunciato, se non sbaglio. Sì, anche se no. Sorrido perché ogni tanto i miei amici Gianluca e Alessandro Pisano mi prendono in giro per questo. Che poi si è andato sì, a San in realtà Gregorio. C'era stata una sorta di presentazione senza che però ci fosse diciamo, l'ufficialità. No, Lacconia, oltretutto, io l'ho incontrata un paio di settimane fa in amichevole, mi ha fatto una buona impressione. Lì davanti, a parte Serratore, c'è Aguruza, insomma, un attaccante di esperienza, Palumbo. Gente interessante come Cenivio, insomma, è un'ossatura non male. Può sicuramente dire la sua in questo campionato di seconda. Anche se credo che comunque Real Mortilla abbia qualcosina in più. È quello che dice Massimo Denizio del se campionato. Risolve questi problemi di campo, Real Mortilla che sta facendo spola su vari campi, ha giocato a Serra Stretta. È un problema che riguarda tutto l'interno. Purtroppo le squadre lamatine hanno questo rebus del campo, non sapere la domenica dove giochi e preparare una partita per un allenatore non penso sia facile, però penso che la squadra, l'esperienza che c'è nella squadra possa consentire comunque di portare a casa questo risultato. Però io non sottovaluterei Lacconia, come dice il mister. Lacconia non è da sottovalutare. Lo immaginavo che arrivassero messaggi. Se si allarga bene l'immagine si vede che l'arbitro con la mano alzata dopo che è stata fatta sulla traiettoria non c'era nessuno. Vabbè, sul fatto del gol di prima. Il problema non sono i ragazzi, sono i disegnatori arbitrali che venuti negli spogliatoi a fine partita gli hanno detto che ha arbitrato bene, mentre i dirigenti del guardavale se la prendevano col proprio portiere per aver troccato la palla. L'arbitro è dietro la barriera e quindi non aveva. Tanti auguri a tutti da parte della SD Amaro Misterosso. Vabbè. Io a proposito, capisco e sappiamo tutti quanti bene che in queste categorie purtroppo reperire degli arbitri non è sicuramente un'impresa facile. Specialmente se è una donna ancora di più. Però continuo a non capire perché non si faccia un qualcosa in più per cercare di portare la terna anche in prima categoria, se non altro in prima categoria. Perché in prima, rispetto alle altre categorie, mi riferisco ovviamente alla terza e alla seconda, comunque ci sono diverse società che fanno degli investimenti importanti. Quindi vedi il tuo girone. Una situazione come il gol che abbiamo visto prima, probabilmente una terna arbitrale, un arbitro sostenuto e da un guardalino probabilmente in una posizione ottimale non sarebbe successo. Però mister, per chiudere, per non andare troppo lunghi, io mi domando e dico una cosa. Hai ragione, benissimo, ho parlato anche con mister Perrone di queste dinamiche. Lui allenava in terza categoria nelle scorse stagioni, quindi queste dinamiche le conosce molto bene. Cioè, è giusto quello che dite voi, tutti quanti quelli che allenate queste categorie vi auspicate di avere la terna arbitrale, però io dico un arbitro deve conoscere le regole per arbitrare, perché altrimenti tu non puoi annullare delle reti sul rigore per fuorigioco, mister, questo è gravissimo, perché vuol dire che non si conoscono le regole, qui nemmeno la terza. Siamo d'accordissimo, Massimo. Questo è non conoscere le regole. Ma non è il primo. Vabbè, capita uno, però cioè, come dice Massimo, sono capitate delle reti annullate per fuorigioco su rimessa laterale, oppure con l'attaccante che è partito dentro la sua metà campo, oppure fuorigioco da calcio d'angolo, oppure situazioni come questa qualche che abbiamo visto. Qualche partita fa a me è capitato di non aver assegnato un rigore su un'espulsione, palla lontana, espulsione in aria su un nostro giocatore. Il regolamento chiaro dice che nel momento in cui c'è l'espulsione automaticamente ci deve essere espulsione e calcio di rigore. Certo. E invece noi il calcio di rigore qui ci parla di regole, di conoscere. Ci sono anche delle pecche degli arbitri, dai. Per un discorso di percentuali, forse tre persone su una, magari qualcuno che ha più cognizione e conoscenze in più, forse chi li mette in campo? Mister Magliolo non dice nulla, vuol dire che gli ha dato bene come arbitrato. Mister Magliolo ha 7 punti di vantaggio, quindi virtuali, c'è una partita in meno su Severina, quindi. Allora, andiamo a chiudere perché abbiamo fatto, non tardi, abbiamo chiuso con la normalità che ci eravamo, anteposti prima di iniziare la trasmissione. Per cui, prima di salutare tutti quanti, io ricordo agli spettatori che questa puntata la possono rivedere domani alle 14.30 in replica e che già da stasera e domani quindi potete trovare tutti i nostri servizi sia su YouTube che su Facebook che anche sul portale di Calabria Dilettanti. Quindi a questo punto passo a salutare e a ringraziare di cuore Gianluca Perrone. Buonasera mister e grazie di essere stato con noi. Grazie a voi che ci avete invitati e auguro da parte mia ma anche della società garibaldina buone festività
a tutti gli addetti ai lavori, quindi tutte le squadre delle categorie che dilettantistiche calabresi. Salutate anche voi tutta la Garibaldina e fate un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepe, grazie. Mister Maiolo, grazie anche a te di essere venuto, anche perché arrivano da diversi posti, ma tutti quanti lontani. Quindi grazie anche a te, grazie, per aver fatto questi chilometri. Grazie a voi. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Tanti auguri anche da parte. Poi se sarete voi i migliori, vincerete sicuramente voi. Saluto tutta la dirigenza e perché no, magari a rivederci più in là. Grazie anche di nuovo e tanti auguri anche da parte della Caccurese. Grazie mille. Mister Alessandro, che dire? Grazie anche a te. Noi sicuramente ci rivedremo nel corso del campionato, non dico prima, ma sicuramente il big match col Pargheria, credo che verremo a fare la partita lì a Maida. Saluto anche tu, tutta la dirigenza, e in bocca al lupo anche a te per il proseguo del campionato. Io ringrazio voi, porto i saluti e ringraziamenti anche da parte della mia società. Approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti quanti, a tutti voi, a tutti gli addetti ai lavori e a tutte quante la società del nostro campionato. Grazie mille mister. Massimo, è l'ultima puntata di quest'anno, per cui il mio ringraziamento doppio per quello che fai ogni fine settimana unitamente a Calabria Dilettanti e anche per la tua collaborazione a Sport Life. Tanti auguri di buon Natale, anche se ci vediamo sicuramente fine settimana. Poi programmeremo per l'inizio dell'anno, ma diciamo già da adesso che saremo lunedì 7 regolarmente in studio dopo la prima di ritorno dei campionati massimi anche per la prima e la seconda categoria. E per il resto che ho detto, tanti auguri di buon Natale e di un felice anno. Io ricambio, ringrazio te, ringrazio tutti i telespettatori e consentimi un ringraziamento particolare ai nostri ospiti, perché di lunedì sera, durante questo periodo natalizio, sono venuti da veramente lontano, togliendo tempo nell'unico giorno forse dove non allenano le loro famiglie. Li ringrazio particolarmente perché hanno testimoniato che il fatto che li ho prestati tantissimo per venire e sono venuti, quindi li ringrazio di vero cuore. Quindi un ringraziamento a loro e a tutti quelli che ci hanno guardato da casa. Grazie mille Massimo, gentili spettatori, anche da parte mia e di tutta la redazione di Sport Life, nonché della testata giornalistica di Teleionio, un grossissimo augurio di un buon Natale da trascorrere in famiglia e un felice e sereno anno 2019. Ci ritroviamo l'anno prossimo sempre con Sport Life. Buonanotte a tutti. Life in collaborazione con Alessio Melino, Corasaniti Gomme, Dolciaria Monardo, 2D Autoricambi, Physio Life, Madreperla Resort, Phoenix, Punto Sicurezza Principe.